Quale vuoi? Conto giga, no, dai, vieni. Sì,
1, Milanza, nome, vigore, Sartore, Tepe, Boggiano, Moro, Carta, Uretta, Fatta, Roi, Marino, Diras, Salaris, Camirata, Pais, Pirisi Maurizio, Daga, Pirisi Beniamino, Ferrara, Porcu, Pubina, Nasone, seduta in regalo. Se da un lato
è certamente comprensibile che la fase della reticonversione sia una fase squisitamente tecnica, cifre, calcoli, e altrettanto vero che rappresenta una fase dal altissimo contenuto politico, che permette al Consiglio di esercitare quella che è la prerogativa di noi. Il rendiconto 2016, grazie anche all'attenzione puntuale da parte dell'ufficio finanziario sul controllo di gestione e sull'utilizzo dei criteri prudenziali della relazione del documento contabile, restituisce il quadro economico finanziario stato, grazie al quale cittadini e imprese continueranno a fruire di una serie di servizi di alta qualità. Siamo riusciti a mantenere gli standard qualitativi, e penso a quelli della messa scolastica, penso alla scuola, penso agli interventi sull'integrazione sociale, penso ai miglioramenti sui tempi di pagamento del fornitore. Partirei quindi dalle linee anche programmatiche di mandato, dove a inizio legislatura siamo posti degli obiettivi: una città più pulita, più sicura, più decorosa. E io penso che nel contenuto di questo documento contabile ci siano tutti questi elementi. Una città più pulita è sotto gli occhi di tutti, anche di chi esercita il ruolo dell'opposizione in maniera strumentale, l'argomento le abbiamo tolto. E questo grazie anche allo straordinario lavoro dell'amministrazione, allo straordinario lavoro della professoressa Serva. E infatti le quali performance ottenute con un nuovo contratto in effetti urbana che hanno a tempo piace contatto le nuove indirizzi strategici forniti dall'ente hanno restituito la città ai cittadini molto utili. Hanno aumentato il senso civico, tant'è vero che pian piano, con il nuovo servizio, i livelli della differenziata percentuali sono sicuramente aumentati. E abbiamo anche l'ambizione di ridurre le tariffe. Abbiamo anche l'ambizione di ridurre le tariffe. La città inoltre è indubbiamente più sicura, perché col posizionamento di noi partiti, quelli che vengono avete mai posizionato, ad esempio, abbiamo completato la messa in sicurezza dei bastioni, che erano 60 anni, consigliere Paese, che si è liberato. Così come, consigliere Poglioli, abbiamo proceduto alla installazione, al posizionamento dei parapetti anche a Fertiglia. Il tutto per assecondare quello che è un progetto molto più ambizioso, che dovrà andare a ridisegnare l'ambito dell'edilizio urbano in tutta la passeggiata. Una città più curata, che ha mostrato tutto il suo splendore in occasione della kermesse internazionale, Giro d'Italia, Rally Mondiale, campionato italiano, soprattutto del mondo di tennis di carrozzina, la cui riuscita l'ha detto tante volte il sindaco, ha scritto anche dei vostri concittadini, ma anche delle risorse straordinarie che quest'ente nel 2016 ha messo a disposizione. Questa è stata un'amministrazione nel 2016 che grazie alla gestione oculata delle risorse messe a disposizione, parlate, subiamo di continuo i tagli orizzontali da parte di Stato e Regione, quasi 2 milioni di euro. Ebbene, una logica che vede a pieno dipendere sempre meno
allo Stato, alla Regione. Pensate che le nostre dipendenze, di dipendenza è pari al 72%, più dipendiamo per circa il 38%, che se comparata alle altre realtà comunali, la dovete tenere almeno tra i comuni più dipendenti. Una percentuale che questa amministrazione, sul grado di dipendenza che questa amministrazione potrebbe ridurre ulteriormente, e lo farà andando a reperire ulteriori risorse senza aumentare la pressione tributaria, senza aumentare le tasse ai cittadini. Questo lo farà con un nuovo patto di esternalizzazione, esclusione coattiva ed eccessivo tributario, ultimamente pubblicato, che andrà a reperire delle risorse straordinarie che potranno essere impiegate nel corso dell'anno. Nonostante quindi i tagli, con una accumulata gestione delle risorse finanziarie, tese a impegnare le spese destinate a bilancio, limitando così gli effetti negativi dell'avanzo di amministrazione, siamo riusciti a realizzare importantissime opere pubbliche, riducendo persino l'indebitamento, e poi naturalmente parlerò di lui. Passando ai segni concreti
nel 2012 avevamo residui attivi per 104 milioni, 867. Nel giro di 5 anni siamo arrivati a 34 milioni, 226. Quindi vuol dire che erano scritte a bilancio delle somme effettivamente che l'ente non poteva andare a riscuotere. Così come per i residui passivi. Nel 2012 figurava a bilancio per 92 milioni 685 mila, nel rendiconto del 2016 per 68 milioni 476. Altro positivo è sull'indebitamento del nostro ente. Siamo stati capaci con un trend evolutivo a ridurre. Il trend dell'indebitamento dal 2012 a oggi naturalmente è inferiore, è diminuito, sia in quota interessi che in quota capitale. 36 milioni 729 mila, oggi siamo a 34 milioni 393 mila. Con l'approvazione del rendiconto troveremo le risorse con cui te la faccio. Qualcosa sulla tassa di soggiorno che abbiamo impegnato la quasi totalità, quasi 90%, e che dovremo continuare a destinare per il secondo e il verde cittadino. Così come con l'approvazione del rendiconto finalmente sarà la possibilità di assumere quelle persone vincitori di concorso di cui agli ultimi anni. Anche quest'anno non abbiamo fatto ricorso ad alcuna anticipazione di liquidità di cassa. Ora, per rendere più appassionante l'illustrazione, cercherò di mettere in evidenza quelli che sono i risultati conseguiti da questa amministrazione nell'anno 2016. Abbiamo speso per i carichi legali e transazioni circa 220 mila euro. Sicuramente nel 2017 questa somma sarà inferiore, non fosse altro perché abbiamo fatto un patto, avremo un avvocato dall'amministrazione e cercheremo attualmente di ridurre i costi per le spese legali. In ambito fiscale, il 2016 l'abbiamo impegnato in gran parte per redigere il bilancio di previsione 2017. Tant'è vero che siamo riusciti a portarlo in giunta nel dicembre 2016. E anche a bandire l'appalto, l'abbiamo bandito quest'anno, ma il grosso del lavoro su quanto riguarda l'esternalizzazione della riscossione coattiva d'intesa con la SECA e il censimento tributario sono frutto del lavoro di 2016. Nelle strade vicinali abbiamo conferito il carico attraverso un bando a un studio professionale che ha iniziato a redigere un regolamento, perché le strade vicinali erano prive di regolamento. Un regolamento che naturalmente previa concertazione con i presidenti giusto, sì, verrà portata all'attenzione della rispettiva commissione e conseguentemente così. Razionalizzazione della gestione del patrimonio comunale. Abbiamo iniziato a tagliare con le spese che questa amministrazione dovrà necessariamente sopportare per pagare dei fitti, tante volte abbiamo iniziato con lo sviluppo economico, con la polizia municipale e da ultimo risparmiando oltre 170 mila euro l'anno. Abbiamo trasferito gli uffici finanziari del palazzo ex sezione staccata del Tribunale Civile di Sassi. Risorse che stiamo investendo, che abbiamo utilizzato.
stato per, non per pagare quindi passivi, ma naturalmente da destinare alla corruzione. Devo fare riferimento all'alienazione del mercato rionale di Sant'Agostino, la concessione dell'ex cotonificio, questo arriveranno gli investimenti. Pubblicazione del bando pubblico per l'alienazione, procedura negoziata di mobili in proprietà ipotecaria, i due bandi sono frutto del lavoro 2016, due bandi per la concessione dei parchi Baden Power e la Falcaria. Le opere pubbliche, gli interventi sulle opere pubbliche sono sicuramente numerosi. Cito a mio avviso quelle più importanti, interventi sulla frizione incendi e autocini, quelli dell'ex caserma di Via Simo, fondi di bilancio circa 200.000 euro per la prevenzione incendi in 10 scuole, adeguamento degli impianti elettrici degli immobili comunali, nuova pavimentazione della palestra Maiuri, palestra scuola di Tertini, consolidamento della tribuna del campo da rugby, adeguamento degli immobili via Columbano da destinare agli uffici comunali, lavori urgenti recupero del centro residenziale anziani, 54.000 euro, tutela del litorale sabbioso Ugoni, completamento della realizzazione Lumuli nel cimitero comunale, 400.000 euro, completamento del fabbricato dell'alloggiamento Lumuli, 55.000 euro, riqualificazione della piazza di San Marco Albertini, interventi su ringhiere, parapetti, bastioni, lungomare e colombo d'arte, l'ufficio da destinare all'Inps, mi dicono da lavori pubblici, che dovrebbe avere trasferimento entro il mese di settembre. 1 milione di euro sappiamo che sono stati impiegati per l'asfalto, abbiamo asfaltato strade soprattutto nei quartieri anche di Sant'Agostino che non vedeva asfalto forse da anche nel pubblico, se è possibile fare un po' di silenzio, non decido per cortesia, te lo chiedo perché altrimenti non riusciamo a svolgere l'altro. Interventi per ripristino cedimento murario, 150.000 euro sui bastioni dove San Giacomo, piani straordinari sull'edilizia scolastica e scuola, asse 1, asse 2, completamento della torre nuova, completamento delle organizzazioni AB, un importantissimo intervento di riqualificazione e manutenzione della pubblica illuminazione che sta proseguendo anche adesso. Sull'illuminazione pubblica abbiamo dotato i lampioni di luce a LED, quindi la città è più illuminata e sicuramente meno spese con risparmio energetico. Recupero funzionale del parco civico di Via Colombano, ponte di Tertini, guardrail della strada di Porto Conca, 45.000 euro, progettazione e messa a norma di centro e mercato del pesce. E poi abbiamo tutta una serie di interventi, manutenzione, che
naturalmente per sofficiati cercherò di porre evidenza. La protezione di marciapiedi, organica, sistematica, quartiere per quartiere, programmazione organica della segnaletica orizzontale e verticale, macchine di cemento per i parapetti lungomare Valencia, realizzazione dei parapetti lungo la Torre di San Giacomo, torre della polveriera, messa in sicurezza sarà comunale anche a Farrà, mediante il nuovo sensoriale del mando stradale, la rimozione vanno fatti piedini sul giardino della scuola di via 20 settembre, stanno là, dicevano là, da oltre 15 anni, modatura alberante, sistemazione giovane, tutta una serie di interventi di spesa che hanno reso la città più pulita, più decorosa, più accogliente, più sicura. Alcune risorse sono state destinate anche a completare e a riordinare la caratteristica fisica stradale, quindi sulla topografia. Anche il sistema idrico fognario, quindi sono stati predisposti accordi di intervento con la Panoa. Comune per quanto di competenza, tanto che si è impegnato una serie di interventi per migliorare il deflusso delle acque meteoriche, evitando gli scarichi, allagamenti nei sei stradali, come prima è passato. E nei giorni scorsi la notizia invece della presa in carico dei vascoli di informazione da parte della Nord. Ora mi accingo, ho cercato di essere breve, nell'esposizione del ricordo, che naturalmente è mio intento dare spazio anche agli interventi dei consigli comunali, eventualmente dopo le fiscali. Ma sospetto di queste performance che ho cercato di elencare in maniera non tassativa, e che soprattutto della concertazione, non solo politica, ma anche con le associazioni di categoria, tutte quelle realtà e attività produttive della città, quindi pertanto condivisibili politicamente anche da chi naturalmente non è stata parte attiva. Ebbene, al cospetto di questi risultati e tutti gli altri che dovremmo portare a compimento da qua al termine del mandato elettorale, faccio ragionevole affidamento sull'approvazione del documento. È annunciato che col ufficio finanziario ci siamo già adoperati per redigere i bilanci di revisione, perché più riportato all'attenzione del Consiglio Comunale, considerati i benefici che il bilancio di revisione potrebbe portare, porterebbe l'approvazione preventiva, dopo riportare all'attenzione del Consiglio per il 6 mesi di dicembre. Concludo quindi con un appello. Lo faccio da non tanto da assessore di finanze, ma lo faccio da rappresentante di giunta e pari delle sale. E mi rivolgo così alle forze politiche e quelle responsabili, alle forze politiche che nel 2016 con noi hanno condiviso un percorso, che sono state protagoniste di questa amministrazione. E rivolgendomi a loro, molte volte dico che anche in guerra disattendere gli ordini dei generali non porta necessariamente andare sotto fronte marziale, anzi, porta molte volte a sensi di disvalto e di efficienza. Così come mi rivolgo alle forze politiche, quelle affini al centro-sinistra, non mi rivolgo, forse Italia. Ora, a
anche di inaugurare una nuova fase politica, di inaugurare una nuova stagione politica, di prevedere una nuova piattaforma sulla quale costruire il prossimo percorso amministrativo. E allora oggi avete una grande responsabilità, è una grande occasione. Io penso che avere troppa esperienza e buon senso a non poterlo. Benissimo che la non approvazione, la mancata approvazione del bilancio consuntivo
la mancata approvazione del bilancio consuntivo sblocca anche alcune situazioni dell'anno in corso. E quindi arrivare oggi, 11 settembre, la stagione ormai finita, è sicuramente una grande sconfitta. È una grande sconfitta. Per esempio, a me un esempio mi viene subito in mente, il fatto del concorso dei vigili temporali, quei 10 vigili temporali che sarebbero dovuti servire per realtà, insomma, quelli che là ci sono, ha detto che terminato, quelli che fanno parte già del corso vigile per adeguare le normative del nostro traffico, della nostra giurisprudenza. E invece, grazie al fatto che voi non avevate assolutamente per cortesia i numeri per andare avanti, per cortesia i numeri per andare avanti, infatti c'è una questione che sta parlando. Benvenuti ai consiglieri. Io chiedo anche un po' di silenzio, chi non vuole ascoltare magari può sfondare la verità di fuori. Prego, consigliere. Questo è uno solo degli esempi, ma abbiamo parlato dell'avvocato che dovrà arrivare su questo, il concorso dello Stato, non siete riusciti a trovare il bilancio pubblico. Insomma, fate in fuori da me. Qualcuno ha anche provato a scaricare le responsabilità della vostra incapacità di portare a termine un'annualità all'opposizione. Da che parte? Oggi manca quella coppia che il consigliere Amico aveva sufficienti consigli, ma non ci si quasi prendere in giro dicendo che in Grecia si stava bene, si governava benissimo, che non c'era bisogno dell'aiuto di nessuno, che non ce ne fregava niente degli apporti anche costruttivi che potevano provenire dall'opposizione. In Grecia si governa bene, e in Grecia si governa bene sin quando ci si è, sia quando poi non vengono a mancare le fondamenta della democrazia, che sono i numeri del ciclo di consiglio comunale. Comunque, andiamo avanti, perché se necessario di politica ne possiamo parlare anche dopo. Probabilmente si scalderà anche l'aula. Oggi è un'approvazione di bilancio consultivo che generalmente non ha questa grande enfasi, se le cose vanno bene, ma oggi è evidente che c'è qualcosa che non quadra. Intanto volevo fare una domanda all'assessore Tanzi. Io l'ho sentito almeno tre volte negli appunti dell'intervento. Lei parla di minore di indebitamento dell'ente, quando invece i dati parlano di stato. Piuttosto io mi farei un altro esame di coscienza, cercavo di capire perché si è passati dai 44.000 residenti nella città di Alghero nel 2014 ai 40.000 nel 2016. Così parla, c'è scritto nel bilancio. Tant'è vero che l'indebitamento per persona sale da 750 euro pro capite a 850 euro pro capite. Voi risponderete se non è così, vi farò vedere dove ho visto questo dato. Se non era il materiale, vedo che lo... che però è difficile tutta una serie di dati, anche se sono errori materiali, non vanno fatti, perché altrimenti... Allora, vediamo dopo, quello c'è l'assessore, piuttosto che il dirigente. Gestione delle entrate, finanziamento degli investimenti. In previsione, nel bilancio previsionale c'erano 24 milioni di investimenti, e invece siamo
scesi a 17 milioni, dei quali la maggior parte dal fondo pluriennale vincolato o da accensione di prestiti per circa 10 milioni. In luogo invece di una diminuzione di entrate in conto capitale, che sono quelle tra quelle ci sono anche i trasferimenti da enti sovraordinati, quali la Regione e lo Stato, che non possono essere ascritti solo esclusivamente, alla nuova normativa fiscale, sono sicuramente da ascrivere alla cattiva gestione che negli ultimi anni proviene dal governo centrale, passando per il governo parlamentano, per arrivare fino all'ente territoriale, in questo caso Alghero, aggravato dal fatto che il nostro sindaco, al contrario di quello che ci voleva far credere, quando va a Cagliari è evidente che non trova tutte le porte aperte, alcune le trova aperte e sappiamo bene quali sono, tante altre le trova chiuse. E di questa situazione ne sta pagando la città per i dispettucci di correntisti, non dico di correnti, correntizi, ho sbagliato, scusi, grazie consigliere Guerra. A pagina 10 della relazione sulla gestione del 2016, quando si parla di formazione di nuovi residui, mi è sembrato di vedere, di capire, di leggere che c'è stato un aumento di 2 milioni sui residui passivi. No, consigliere Robert, per favore, ma potete iniziare a chiamare a 1-1, non ce l'ho potuto arrivare perché non parla volentieri. Vorrei sapere questi maggiori residui passivi cosa consistono, se sono debiti che poi verranno onorati immediatamente oppure se rischiano di diventare debiti fuori bilancio. È un numero che la verità non ho capito bene. Un altro dato che mi è balzato agli occhi a pagina 12 sempre della relazione è lo spostamento dalle previsioni iniziali delle minori entrate tributarie rispetto all'anno scorso, 2.019.101. E le entrate in conto capitale, che quindi confermano quello che io penso sul cattivo rapporto che ha questa città con chi ci amministra Cagliari, che spero che in qualche maniera riesca a sentire la nostra voce, magari qualcuno gli riferirà, magari sempre direttamente, non ha una ottima considerazione di questa città e ci fa vivere questa crisi politica tutta interna a un determinato partito che sinceramente a me non interessa. Sempre dalla relazione si evince una accensione di prestiti, e qui un ulteriore segnale di indebitamento dei cittadini, più di quelli previsti, per oltre 2.465.000 euro. Vorrei anche qui capire di cosa si tratta, oltre a quelli che abbiamo acceso per la piscina comunale, facciamo proseguire i consigli, che doveva essere già un'opera che i nostri figli avrebbero potuto utilizzare, invece sta crescendo l'erba e di questa piscina non se ne vede l'ombra, ma come dice l'assessore Titani si farà anche quello, ormai anche lui ha acquisito la coniugazione del futuro come il nostro amato sindaco.
Pagina 13 della relazione, un dato io che ritengo positivo, che poi è confermato anche dalla relazione dei revisori, che è il 90% di accertato da parte dell'ente, della SECA, della nostra partecipata, è l'80% del riscosso. Io penso che sia una buona media, penso che sia una buona media, certo, come dite voi, si deve ancora migliorare, ma questo si può fare solo attraverso un maggior finanziamento alla SECA stessa, magari cerchiamo di evitare quel meccanismo dell'esternalizzazione della riscossione ad altre società. Quelle partecipate, tanto vituperate, tanto demonizzate anche all'interno del programma elettorale e nelle dichiarazioni di questa maggioranza, che invece adesso di colpo sono diventate una risorsa. E tra queste annoveriamo anche e questo è forse il secondo piccolo segnale positivo che questa amministrazione ha dato, ma sempre su input non propri, o perlomeno snaturato le proprie origini, che è quella del sicuro miglioramento del servizio fornito dalla società in house. E grazie anche al reperimento di risorse all'interno del proprio bilancio. Quindi questo siamo contenti che vi stiate ravvedendo, che vi siate ravveduti forse in ritardo di quello che era il vostro pensiero sulle partecipate, per non parlare poi della questione della lentezza urbana, che dall'inizio, devo essere onesto, grazie all'input del consigliere Dalla, ma subito da me percepito dell'eventuale possibilità di municipalizzare anche la raccolta dei rifiuti. Poi ci sono tutta una serie, è lunga, il bilancio è una materia ostica, è ovvio, una materia ostica. Ci sono tutta una serie di report a cui sono affiancate le percentuali di raggiungimento degli obiettivi, che veramente sarebbe lunghissimo da leggere, ma ci sarebbe veramente da farlo, perché c'è anche un po' da ridere. Però quelli che mi balzano più agli occhi sono sicuramente le percentuali bassissime di raggiungimento, di pianificazione del territorio, di sviluppo economico e sviluppo del territorio, per non parlare poi che si attestano intorno al 53% l'uno e al 52% l'altro del loro corso, per non parlare poi di quello che è il maltrattamento che subisce il settore più importante della nostra economia, che è il settore del turismo, alla quale viene dedicato un semplice paragrafetto senza fondi, però dicendo che è stata realizzata al 100%, che è l'inizio del percorso con la Fondazione Meta, questo ente astuto, questo ente sconosciuto, per la verificazione dei servizi museali e delle politiche sul turismo. E svegliatevi. Questa partecipata esiste, se non sbaglio, dal 2006-2007, può camminare tranquillamente con le proprie gambe, avrebbe soltanto necessità di input che evidentemente a voi non interessa dare. E l'avete dimostrato fattivamente con la non nomina del delegato al turismo da ormai 6 mesi. Da 6 mesi noi siamo senza un assessore al turismo, il settore importante dell'economia della nostra città.
è nelle missioni, nel report delle relazioni, gli viene dedicata un piccolo paragrafo. Un'altra piccola nota di merito che do all'amministrazione, ma che sicuramente ovviamente non basta per averla. Basta. È la diminuzione dei titoli passivi. Quella è stata ma dal primo bilancio di consuntivo approvato, dissi che questa era una buona prassi e devo essere onesto, è un risultato così. Troppo poco per un bilancio di 80 milioni di euro, stiamo parlando di 170 mila euro di titoli passivi, risparmiati. Sì, solo per continuare a, ma in realtà da poter essere smentito o dal dirigente o dall'assessore che mi si può rispondere, perché anche nella relazione dei revisori, a pagina 31, parla di un aumento del debito medio per abitante da 775 euro a persona nel 2014 a 851 a persona nel 2016. Quindi io continuo a non capire dove il nostro assessore al bilancio vede questa diminuzione di indebitamento nei confronti della cittadinanza da parte dell'ente. Stiamo scherzando, non ci sono gli aspetti, tutto ciò che produce debiti dell'amministrazione viene poi scaricato pro capite a tutti i punti di sviluppo. Mi riservo quindi di fare il secondo intervento dopo se ce n'è stata necessità, magari si trova a parlare di politica. Grazie. Grazie consigliere. C'è qualcun altro che vuole intervenire? Discussione generale? Sì, ha chiesto di intervenire il consigliere per lasciare la parola. Grazie, grazie Presidente. Buonasera a tutti. Questa è proprio la prima volta che se parliamo di un bilancio e non sentiamo la relazione dei revisori. Mi spiace, ho sentito la sempre interessante posizione dei nostri revisori. Già il consigliere Piras ha fatto una carnata di quelli che sono con i numeri del bilancio. Io dico che il bilancio è un bilancio che precisamente si è chiuso in pareggio, è stato portato avanti dall'ottimo lavoro degli uffici e della dirigente, è stato verificato dai nostri revisori, quindi che dire, i conti tornano. Bisogna però un po' vedere cosa è stato fatto, cosa ne è stato fatto in questo anno. C'è poco da gioire sul fatto che i conti tornano, c'è da capire cosa è stato fatto con l'economia del nostro territorio. Noi siamo fortemente critici dell'operato di questa amministrazione, l'abbiamo detto più volte. Siamo critici perché non sono stati portati avanti tutta una serie di provvedimenti che sono anni, era un nostro programma, sono anni che se ne parla da anni. E altre cose che avete fatto le avete fatte male. Quindi la nostra posizione è assolutamente critica. Sentir parlare, sentir dire adesso oggi abbiamo una situazione politica traballante, non so come finirà il Consiglio di oggi, non ho idea. Non so se questo bilancio verrà approvato o meno, non so se questa maggioranza resisterà o meno alla giornata di oggi, non ne ho idea. Quello che so è che avete operato male, avete operato male in tanti settori. Inizio a parlare, a citarne alcuni. Avete lavorato sulla questione sui pubblici. Liberiamo le piazze dai tavolini. È sotto gli occhi di tutti vedere la situazione caotica dei suoli pubblici algheresi. Le piazze sono invase dai tavolini. Le strade sono in base ai tavolini. Anziché trovare una soluzione al problema, il problema è si è incancrenito ed è peggiorato. Nettezza urbana. Nettezza urbana. 10 milioni di euro l'anno più o meno, qualche spicciolo in meno. Paghiamo un sacco di soldi, noi dovremmo avere il servizio
più efficiente e fantastico del mondo. Così non è. Io non posso sentir dire la situazione è migliorata. Migliorata di che? I cittadini pagano per un servizio ottimale, non pagano per un servizio che è leggermente migliorato rispetto al disastro degli anni scorsi. Oggi abbiamo un grande dubbio su quello che sarà. Abbiamo avuto la commissione qualche settimana fa, si parlava di un certo tipo di servizio che sarebbe dovuto partire dal 1 ottobre. Ad oggi non abbiamo idea di quello che sarà il servizio al 1 ottobre. Verde pubblico, sono anni che parliamo di appalto del verde pubblico, di evitare i piccoli appalti, di evitare tanti piccoli sottosoglia che non permettono una gestione oculata, attenta e programmata, pianificata delle gestioni, delle core urbane del verde pubblico. E invece niente, si continua ad andare avanti a piccoli appalti, a non risolvere i problemi, a non pianificare. Il piano del verde pubblico, ne stiamo parlando da 3 anni, non è mai stato fatto, e continuiamo così, vediamo, basta girare per le strade, leggermente fuori dal centro storico, e capire qual è il problema. Spendiamo un sacco di soldi in tanti piccoli appalti che non risolvono problemi, o meglio, mettono qualche torno. Edilizia economica, dov'è? È stato votato nel 2014 un progetto di housing sociale a Santa Maria La Palma. È partito? No. Tutti interventi realizzati o realizzati male. Pianificazione. Abbiamo il PUC che sembra veramente un tabù. È un tabù parlare di PUC. Siamo arrivati al 2017. La tempistica scritta nero su bianco sulle linee guida quest'ora è passata da anni. Non è stato fatto assolutamente nulla, non abbiamo visto nulla, in commissione non è stato portato via, portato nulla. Piano di utilizzo elettorale, doveva essere approvato entro inizio estate, non l'abbiamo mai visto in commissione. Piano del traffico, è stato presentato a dicembre, non l'abbiamo mai visto in commissione, mai nessuno sa nulla. Abbiamo giusto titoli di giornale. Abbiamo le partecipate, come ha detto prima il consigliere Piras, inizialmente demonizzate, poi è stato capito che forse era utile qualcosa. Anche lì, cosa ne volete fare? Cambiate idea una volta alla settimana, non si capisce cosa si vuole fare. Fondazione Meta è stato cambiato il nome. Punto, non è cambiato nulla, non è cambiato assolutamente nulla, anzi è stato assunto un direttore generale benissimo che magari può pianificare e programmare. Il programma estate Aereo 155-20 è stato presentato a luglio. Io voglio capire gli operatori turistici cosa vendono che c'è l'idea che ci sarà in futuro qualcosa. In ritardo, male, non pubblicizzato. Io devo accompagnare, ho passato l'estate ad accompagnare turisti all'ufficio informazioni turistiche perché ha barbicato in un angolo, doveva essere spostato in una virale più visibile. Niente. Che cosa è stato fatto su altre cose? Porto aeroporto è una tragedia. È una tragedia, come ha detto anche il consigliere Piras, perché noi siamo vittime di manovre, di correnti, controcorrenti, di un PD regionale che evidentemente non ha le idee chiare, quindi noi subiamo le volontà di altri e le subiamo zitti. Questa amministrazione non ha avuto la forza di imporsi in regione per i beni del proprio territorio. Poi abbiamo la gestione del personale. Un'amministrazione ha il personale del comune che lavora per offrire servizi.
sono stati fatti rivoluzioni contro rivoluzioni, spostamenti contro spostamenti, rivitalizzazione delle piante organiche, un pasticcio. Alcuni settori sono alla canna dei gas, basta andare all'edilizia privata, basta andare a Sant'Anna, sembra la terra di nessuno. È stato fatto un danno con funzionari anche capaci che non vedono l'ora di scappare dal comune di Alghero, quelli capaci. Abbiamo fatto 5 consigli comunali negli ultimi 6 mesi, 5 consigli comunali negli ultimi 6 mesi. Abbiamo una situazione politica traballante da 2 anni. 2 anni sono. 2 anni che si va sperando che nessuno della maggioranza abbia il raffreddore, se non avete il numero legale. Bisogna fare i salti mortali. Dovete fare i salti mortali per riuscire a incastrare gli impegni per convocare i consigli, commissioni. Così non si amministra una città. Siete bravissimi nel marketing. Vendete bene il prodotto, no, cioè loro stessi, fuffa, i programmi, le pianificazioni vere non ci sono, le ho linkate prima, non ci sono, a eventi siamo cintura nera, eventi, manifestazioni, cosette. Noi in questo anno abbiamo fatto le nostre proposte, che chiaramente alcune sono state approvate e poi non si sono mai concretizzate, altre sono rimaste totalmente inascoltate. Tutto ci si può dire. Noi abbiamo sempre cercato di dare un contributo in favore della città. Abbiamo fatto le nostre battaglie politiche, spesso e volentieri ci sono beccati una bella risata in faccia, ma poco male. La tragedia è che questa città non è amministrata, abbiamo uno scarsissimo controllo del territorio, nascono parcheggi privati su suoli pubblici, abbiamo occupazioni di territori così, e poi ancora bisogna capire come fanno certi privati a occupare i territori allegramente, l'amministrazione non se ne accorge, abbiamo la situazione delle concessioni degli spazi sportivi, che è una tragedia, che è una tragedia sotto gli occhi di tutti, che ha portato a tragedie, e sono state tante revocate le concessioni, siamo stati 1 anno e mezzo a dire che c'erano problemi, infatti la dirigente ha revocato tutte le concessioni. Avete amministrato male la città, per carità, è un nostro punto di vista. Ovviamente quello che passa poi bene o male nei media è che siete bravissimi, siete stati bravissimi a cooptare parte dei media algheresi, e questo vi ha portato bene. E cosa posso fare? Questo... La tragedia è che avevate una maggioranza che poteva amministrare la città. Si riprendono tipo di corso e proprio ora grazie. La tragedia è che siete partiti con una maggioranza definita, quello che dicevamo noi all'inizio, però attenzione, le coalizioni non funzionano, tutti i precedenti sindaci sono caduti, come? Perché hanno fatto delle coalizioni funzionali a vincere ma non funzionali a governare. Eccoci di fronte al problema. Ma ripeto, non so come finirà oggi, non mi pongo neanche il problema. Sono 2 anni che non si sta amministrando, sono 2 anni che non si portano avanti atti concreti e seri di pianificazione a lungo termine. E questo è il problema. Fate le coalizioni per vincere. Bravi. E poi siamo qua a guardarci in faccia e a fare 5 consigli comunali in 6 mesi perché non avete il numero legale. Perché non siete stati capaci, evidentemente, a tenere unita la vostra coalizione. In tutto questo non si può accusare l'opposizione. Io in questi giorni a riguardo ho scritto praticamente nulla, non ho scritto quasi nulla, ci sono occupati dei problemi, non abbiamo fatto menzione di supposizioni su quello che sarà la maggioranza presente e futura, non abbiamo scritto niente a riguardo, abbiamo parlato nel merito delle cose mostrando i problemi.
ma è evidente che questi problemi che avete bloccano la città. Io voglio capire un commissario che ho fatto da farebbe di me, la mia normale amministrazione, l'assessore Tanti sa, raccontato tutta una serie di punti forti, salienti dell'azione amministrativa, normale amministrazione, l'appalto scuolatus è normale amministrazione, la mensa scolastica è normale amministrazione, l'igiene urbana dovrebbe essere normale amministrazione, il decoro urbano. Non stiamo parlando di nulla di che, stiamo parlando di quello che deve fare chiunque nel momento in cui amministra. Io veramente sono stufo, io ho scritto una più volte dei piani di stay del sindaco, dell'amministrazione, che per carità arriverà il commissario, in tanti stanno levando conto che ci vogliono male, non è così, io non so più, non passo il tempo sinceramente a pensare a complotti o quant'altro, io vedo la situazione oggi. La situazione oggi, signor sindaco, è dovuta alla sua gestione della sua coalizione, con la quale si è presentata agli elettori. Non può rigirarla sui banchi dell'opposizione. Non può, non ha senso. Ripeto, io leggevo che scriveva che stanno scrivendo, facendo tutto fuori con questa cosa, perché non sento la virgola, e quindi non mi sento colpito minimamente. Non so che si dice, perché poi non passo il tempo su Facebook. Non passi il tempo su Facebook a leggere tutto quello che scrivono gli internauti di Facebook, ma sinceramente mi colpisce che un sindaco passi tanto tempo su Facebook. Mi colpisce perché quello, il risultato che abbiamo di fronte agli occhi, adesso non so com'è, ma tutta questa prima fila è vuota. E non lo era 3 anni fa. Ha perso la sua maggioranza. Ora non so come finirà oggi, ma comunque finisca oggi, da domani comunque, se continuerà a essere il sindaco, la città sarà, continuerà a essere ingessata come è stata questi 2 anni. Lei sarebbe bravissimo, lei è bravissimo a pubblicizzare bene l'attività che riesce a portare avanti. Che altro è bene. Ma questa è una città che ha la sua complessità e non può vivere gli eventi. Non bastano gli eventi. Gli eventi sicuramente, se magari anche programmati per tempo, possono aiutare il tuo operator a vendere il prodotto alieno, per carità. Però va fatto per tempo. Così non si può andare avanti. Non si può andare avanti. Sta facendo un danno alla città. E non è un commissario che fa il danno alla città. Il danno alla città la fa un'amministrazione ingessata che deve resistere per cosa? Per cosa? Con quali prospettive? Stiamo perdendo tempo. Grazie. Ringrazio. Ci sono altri consiglieri che vogliono intervenire? Allora, ce ne sono, potrebbe essere chiusa la discussione generale. No? Sì? Consigliere Cureta deve intervenire. Ha chiesto di intervenire il consigliere Cureta, che la parola, prego. Grazie Presidente. Presidente, prego, perché sarà evidente che c'è un tentativo di evitare che il Consiglio Comunale dibatta sul conto consultivo, ma principalmente su un aspetto di rango politica. E quindi sono venuto secondo per questo, non tanto perché dovessi di tanto argomentare. Oggi è importante che però il Consiglio Comunale abbia il tempo per discutere. E questa è un'occasione importante per discutere, non soltanto per il problema del conto costruttivo di sé per sé, che per i numeri che si contiene, per i dati che si contiene e per le cose fatte che si contiene, ma anche perché da questo punto di vista, da
a questo momento c'è una come dire, rivisitazione dei rapporti politici che ci sono oggi. Si prende atto della rivisitazione dei rapporti politici che sono oggi, costruiti in questi anni, che sono consumati alcuni all'interno di questo Consiglio Comunale, anche fuori, e sono tutti elementi di riflessione, credo, per ognuno di noi, che non possiamo non tener conto nel ragionamento che nel contesto politico ognuno di noi deve portare. Io vorrei ricordare a tutti che la politica non è soltanto il piccolo porticello di casa. La politica in città dovrebbe avere, se dovesse raggiungere gli obiettivi che prima il consigliere Tardara diciamo, parlo della formazione, grandi obiettivi. È evidente che la politica, questo tipo di politica, quella complessiva, questo tipo di problema solo deve porre in termini generali. Io credo che oggi l'elemento centrale del pensiero, non del ragionamento, ma del pensiero di ognuno di noi debba essere questo. E cioè che fin tanto che si ragiona all'interno del proprio orticello, del proprio gruppo, del proprio tinello, non si va da nessuna parte. Io credo che l'intervento dell'assessore Tanchis sia stato oggi sufficientemente esaustivo per quel che riguarda gli elementi, diciamo, che hanno costituito un saturo del protocollo. Ha fatto una riconozione indicando cose fatte, che certamente non sono tutte, certamente sono parziali. Ma è un conto costruttivo, non è un elemento di bilancio, cioè non è un bilancio di previsione dove le forze politiche esprimono e si riconoscono. È un conto costruttivo. Sul quale conto alcune forze politiche, alcuni consiglieri comunali hanno dato loro contributo pesante, forte, in alcuni casi anche rimarchevole, e loro hanno dato. E questo conto costruttivo oggi viene in qualche modo non riconosciuto. Questo è un elemento che porta a considerare differenze che credo debbano essere presenti nella riflessione di noi. Perché guardate, non è male ricordare che ognuno di noi ha preso un impegno elettorale. Ognuno ha preso un impegno elettorale. L'ho preso con il proprio elettore e l'ho preso soprattutto su un programma ben preciso, che è quello che ha sottoscritto il sindaco. E sul quale ci siamo riusciti. Però credo che sia il caso, il ragionamento che noi oggi dobbiamo, che io vorrei fare, vorrei ipotizzare, è che questo tipo di impronta che abbiamo dato al Consiglio di Stato non è più evidentemente sufficiente. Cioè è necessario che le forze politiche che hanno tra di loro omogeneità, similitudine e comunque una visione di insieme, si rendano conto che è tempo di fare un progetto che abbia la capacità di affrontare seriamente i problemi di lungo periodo, non soltanto quelli di tutti i giorni, che certamente non potrebbe fare il commissario, ma non lo fa con la stessa attenzione che dovrebbe fare, che farebbe qualsiasi amministrazione, di qualsiasi colore, di qualsiasi quindi noi credo che questo sia il momento per cercare di fare questo tipo di ragionamento. Io non mi spingo oltre, e questo accenno l'ho fatto anche in altre occasioni. Per la verità, proprio per cui si chiama positivi, io spero che si possa questi meri possano maturarsi in atti concreti successivi e che abbiano poi la capacità di far svolgere pienamente il ruolo della politica nella programmazione e nella gestione della,
sulla pianificazione, se mi consente, Presidente, volevo giusto dire due cose, perché sono un po' chiamato forse un po' in causa del ricorso urbanismo, se non mi richiamo dal dibattito che c'è stasera. Insomma, io vorrei ricordare che questo Ministero del PUC è un aspetto che non può limitarsi a una condizione temporanea così breve come quella legata a questa amministrazione. Io ricordo che il PUC nasce nel 1994, non è da oggi che siamo la Ministra, stiamo parlando di diversi gusti. Quindi io credo che dobbiamo renderci conto che dire che non è stato fatto il PUL, che non è stato fatto il PIL, che non è stato fatto il POL e tutte quelle cose che devono essere fatte, ecco, non sia un elemento negativo di per sé in questa amministrazione, cioè che possa essere unicamente inviato alla gestione di questa amministrazione. Il problema è che sul PUC in generale il Consiglio Comunale in realtà non ha mai lavorato in termini generali. Sul PUC si è sempre espressa una posizione parziale su questo PUC, tanto è vero che su questa cosa c'è quello che più tu sindaco. Allora, io credo, d'accordo che siamo tutti così, cioè anche nostra forse, anche nostra nel senso parlo di noi, direi quando abbiamo nel 2004, quando abbiamo mandato via di sindaco. Sto dicendo che il ragionamento va fatto in complessivo, cioè il piano del PUC non si può pensare di affrontare gli altri lavoro in 13, ma anche meno in 11, ma anche meno in 15, perché non ci si riesce. Allora, quindi, però se questo discorso, anche per volte che non faccio qui e finisce qui. Il problema vero è che per arrivare a quella condizione ottimale, cioè quella di raggiungere un consenso più generale, non ci si lavora mai. Ci si lavora sempre nel merito, come dicevo prima. Cioè si ragiona sempre all'interno del proprio cerchio. E quindi, intanto che la politica ragiona in questi termini e avrà questa condizione, non potrà mai affrontare i problemi del futuro e quelli più generali e quelli di ampio spettro che danno possibilità di sviluppo alla città. Perché questo turismo che stiamo facendo è un turismo sempre di panine bio, no? Siamo così. Allora, quindi, io però mi fermo qui, presente, perché vorrei risparmiare qualche minuto. No, c'è da tanto, sono due utenti separati, altri 12 minuti. Però, vediamo. Allora, mi fermo qui, però per dire che credo sia interessante stasera, sia interessante affrontare questi elementi che a mio giudizio non so se ci riusciamo, perché sinceramente non vedo molta disponibilità ad affrontare temi di questa natura e con una serenità tale da consentirci di arrivare a vedere quantomeno uscita dalla politica. Qui io credo che sia proprio la politica che non riesce a capire dopo l'uscita. La politica in città, se ci guardiamo intorno, ha degli aspetti così negativi, così consolidati, così radicati, anche in relazione personale, che sarà difficile che vada oltre questa cosa. Cioè forse il consigliere Bernardo poco fa non sbagliava quando diceva, ma dopo cosa succede? Dopo oggi, cosa succede? La domanda è questa. E io su questo vorrei fare al secondo momento. Grazie. Grazie. Chiedete di consigliere Davide la parola. Grazie Presidente. Avete svitato il microfono anche a me? No, perché notare forse non sono stato svitato. A parte le battute. Consigliere Culetta, se ha forse questo. Quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, il sindaco 10 e il presidente 11. Ebbene ricordarlo, facciamo la controprova. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Facciamo finta che abbia capito lui, che se lo indorgiano. Che non ha smentito. Se vuole affrontiamo anche il tema. Per cortesia, fate il prossimo.
Io avevo intenzione di ascoltare un po' gli interventi dai banchi dell'ex maggioranza, però l'intervento del consigliere Quella, che sono un consigliere esperto con cui ho collaborato, ho lavorato in tantissime occasioni in questo decennio, quindi vede, in arte politica mi ha stimolato un intervento così di apertura, perché siamo ancora alle fasi iniziali di questo consiglio comunale, che qualcuno lo vede nella sua drammaticità, io invece vedo come un consiglio comunale di transizione che ci restituirà, l'opinione pubblica, sono felicissimi anche una buona delegazione della stampa. Chi sono, quali sono i giocatori in campo? E anche a me il consigliere Culetta, come ormai è storico, è consolidato, anche a me piace affrontare i temi insomma, delle scadenze dell'ordine del giorno in termini politici, anche perché in questo consiglio comunale siede la politica, la massima istituzione cittadina, poi possiamo anche soffermarci a fare l'elencazione, l'analisi aritmetica dei numeri, ma quello, come dire, mi appassiona meno e dovrebbe appassionare meno i nostri concittadini, perché hanno bisogno delle nostre parole, delle nostre rassicurazioni, dei nostri intendimenti, dei nostri appunto bilanci consuntivi. Quello che oggi andiamo a discutere è la fotografia di un anno di lavoro a ridosso del quarto anno di consigliatura targata Mario Bruno MC. Dicevo, il suo intervento mi stimola particolarmente, consigliere Culetta, perché ancora una volta gioca nell'equivoco. È stato bravo il consigliere Ferrara, con cui mi trovo sempre, quasi sempre disaccordo, ma questa volta nel merito il suo intervento l'ha fatto una grinza. Anche nel suo intervento, secondo me, c'è di fondo una narrazione che tende a chiamare in causa persone, in particolare forze politiche, se mi è consentito, in particolare la forza politica insomma, nella quale io milito e per la quale mi impegno, di chiamarlo in causa insomma, perché è arrivato il momento di affrontare i grandi temi tutti insieme. Consigliere Culetta, noi queste cose le diciamo, non retoricamente, ma a parole, dal primo giorno del vostro insediamento, le abbiamo dette, dal primo giorno del vostro insediamento. E non abbiamo detto io e il consigliere Pirizzi, al punto che ci siamo prodigati in proposte, in mozioni, in proposte operative, dal primo giorno e mediamente il primo anno, una volta ogni 20 giorni. Noi ogni 20 giorni venivamo a protocollare una proposta, una mozione. Noi, il consigliere Culetta, siamo quelli che hanno messo in agenda al primo punto, all'ordine del giorno, abbiamo anche scongiurato con il nostro agire politico, con il nostro impegno nelle fasi della costruzione delle liste e campagna elettorale, il tema, che sembra passato remoto, ma di un anno fa, il tema del comune autonomo di Porto Ponte. Noi siamo quelli che si sono occupati di tenere insieme una città intera, di tenerla unita. Abbiamo chiesto, questa forza politica che noi rappresentiamo tra questi banchi, abbiamo chiesto un impegno a quella comunità, ai leader di quella comunità che volevano separarsi da questo comune per stare insieme a noi e per portare qui in Consiglio Comunale una nuova stagione, una nuova ventata, un nuovo momento di freschezza, in un territorio che è più del 50% del comune di Alghero, del nostro territorio comunale, che veniva sempre utilizzato come merce elettorale, come luogo dove andare a fare manbassa di voti e poi lasciarlo inesorabilmente al suo destino. Noi con il nostro agire politico, con le nostre emozioni, parliamo in particolare del piano di valutazione della Nura, e con la canna di compensazione che abbiamo realizzato all'interno del nostro, che ormai è un laboratorio, che è il partito di via Mazzini, mettetelo in testa, ma quella cosa ha cambiato pelle, quello è un luogo di incontri, un luogo di mediazione, un luogo in cui si fa politica, lo dico orgogliosamente, non solo abbiamo fatto un'interrogazione, abbiamo agito a tutti i livelli, ottenendo una deriva di indirizzo dalla giunta regionale che ci consentiva di agire. Ebbene, non più di qualche settimana fa, in questo consiglio comunale, si è presentata una proposta che non condividevamo, abbiamo fatto degli emendamenti incubati anch'essi all'interno del nostro laboratorio e sono stati sistematicamente cassati, bocciati, quando sapevamo che potevano essere adulti.
tant'è che le ultime comunicazioni della Regione aprono nel verso delle cose che abbiamo sottolineato. Perché dico questo, consigliere Cuenda? Perché è troppo facile presentarsi qui oggi in aula alla vigilia di una nuova fase politica, perché nessuno di noi qui dentro crede che non ci sia una persona, forse due, forse tre, forse quattro, disposte a tirare a campare per un altro anno e mezzo. Ma chi lo crede? Sarebbe un miracolo e sarebbe un sussulto di dignità per una politica, per una comunità che oggi certificherà di essere ancora con i pantaloni corti. Ne sono certo, quindi nessuno di noi, se il sindaco si aspetta che lei faccia un atto nobile e che non ci sia qualcuno disposto, insomma, a dare la classica ciambella in battaglia. Non saremo in Italia, non saremo ad Anghera, non saremo noi. È il nostro popolo. Poi è il terzo commissario. Io mi aspetto una banalizzazione del problema dai ragazzini, dai millennials, da chi segue la politica da qualche settimana. Ma quando ci richiamiamo i grandi padri costituenti, i grandi politici che hanno fatto questa città, e quelle persone che citiamo, diciamo, loro sì che erano bravi, non questi quattro cialtroni che oggi vengono in Consiglio Comunale, quelli cambiano sindaco una volta ogni sei mesi. Per quelle proporzionali, consigliere Cuenda, lei forse quella stagione l'ha vissuta, sicuramente il sindaco l'ha vissuta. Quella era la stagione in cui il consigliere Nonne, se non si permetteva di tradire gli impegni, anche se lo facevo dopo tre mesi, era a casa, rimaneva in Consiglio Comunale, ma cedeva la poltrona di sindaco, che era come un tornello. E non è che non siamo cresciuti, e non è che questa città non è cresciuta. Chi di noi avrebbe il coraggio di dire che questa città rispetto a 10 anni fa, 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa non è migliorata? Siamo critici, dobbiamo essere, noi siamo una comunità litigiosa. Però sappiano, chi viene qui a fare legna, chi sta fuori dalla cantina di Ruda, sappia che questa città sei ancora un faro per la Sardegna, e per questo animo, per questo ardore, per questa capacità di mettersi in discussione, di criticarci, di sottolineare le cose che non vanno bene, per quello che stiamo avanti, perché ci mettiamo costantemente in discussione. Tant'è che siamo un modello da imitare. E questo, guardate bene, non dipende né dai consiglieri comunali, né dalle giunte, né dai sindaci. Dicevo, consigliere Cuenda, noi non crediamo, io personalmente, ma credo che insomma, una persona avveduta non può credere a queste lusinghe, a queste parole di prospettiva, perché siamo fuori tempo massimo. C'è una variabile, colleghi consiglieri, una variabile che è ineludibile e che il legislatore, grazie a Dio, ha messo, come dire, a fondamenta della norma, in mezzo a fondamenta della norma, perché regola la democrazia in maniera quasi scientifica, che è la variabile del tempo. È la variabile del tempo. C'è qualcuno di voi che pensa di riuscire a fare un miracolo, di rimettere in piedi la città, di portare un PUC al voto in un anno? Perché un anno manca alla prossima campagna elettorale. O c'è qualcuno di voi che è convinto che il sostegno, che lo scavallamento di questo bilancio consuntivo può portare alla composizione di un quadro di governo vincente, che se ne frega delle minoranze, che con un voto governiamo e facciamo le cose? No, continuerete a stare appiccicati a posti che nominalmente sarete in 12, quindi uno in meno del necessario, e tirerete a campare. Ma è questo lo spirito con cui vi siete presentati agli elettori, e questa la grande stagione di riforme, di cambiamento, di prospettiva che volete garantire a questa città. Tanto guardate che gli elettori, i nostri concittadini, anche quelli che non andranno a votare per scelta politica, non batteranno la retorica di quest'aula, ci guardano e sono scienziati quanti più di noi, perché lo toccano sulla loro pelle. Se quello che è accaduto li ha gratificati è credibile o meno. Il resto è tecnicamente attaccamento con le unghie alla poltrona. Cioè, possiamo raccontarla come vogliamo, il bene della città, il bene del ghiero. Consiglio assessore Tanti. Il notaio, cosa che io sono contrarissimo ad andare al notaio, contrarissimo. Intanto da notaio contente, cioè,
stata, come dire, una maggioranza che allora andò a casa e noi facciamo il nostro lavoro. Al notaio, che per alcuni viene vista come un momento negativo della politica, come i cospiratori che mandano a casa un sindaco, una giunta, il notaio invece è un'azione di grande dignità politica, di gente che dimostra di non avere il sedere attaccato alla poltrona e che è disposto a mettersi nuovamente in discussione. Non possono richiamare il notaio per l'ex sindaco Stefano Lubrano, che fu organizzato dall'attuale sindaco, quell'andata, anch'io e il mio partito fummo, come dire, consenzienti. Lo mettemmo in discussione dopo 6 mesi dal suo insediamento, però allora nessuno dei commentatori, dei tifosi, degli scienziati della politica cittadina, allora nessuno si mise il problema che il sindaco Lubrano veniva mandato a casa la sua maggioranza. Cioè, stiamo parlando di prerogative proprie della norma e di regole democratiche. Se una maggioranza e un sindaco eletti in maniera quasi bulgara perdono i loro pezzi, beh, nessuno avrebbe scommesso, tranne me e pochi altri, che nell'arco di poco tempo avrebbe dissolto la maggioranza. Cara Maria Grazia, di questo non è dubbio, perché conosco i giocatori in campo e conosco la democrazia, che sembra che siamo 4 cialtroni, ma la democrazia in Consiglio Comunale Valghero esiste. Questa città, padroni, non ne vuole. I consiglieri comunali, chi entra qui dentro, in pieno spirito algherese, di gente che è abituata ad andare per mare, ad imprecare, padroni, non ne vuole. E siccome io conosco questo spirito, perché sono un estimatore dell'umanità, delle persone, mi piace stare dappertutto, l'ho anche scritto su Facebook, che mi piace stare dappertutto, conosco lo spirito, mi sono fatto un'idea di cos'è questa città e io la preferisco, è una città che fa pochi compromessi alla fine, è dove le bugie vengono sempre alla luce, e punisce, e allora mi dovete spiegare per quale motivo si celebra un consuntivo che è l'elenco, mancavano i toner, come dicevamo con Camerata, la carta igienica, le penne, cioè nell'elenco che è stato fatto dal consigliere Tanchis, se ne è anche un po' noioso, è iniziato bene, il consigliere assessore Tanchis, e poi ha scaduto un po' nel ritmo, letta che è un maestro della retorica, ha fatto un'elencazione di cose che è come essere una persona in una famiglia, per spiegarlo agli algheresi, con cittadini, una famiglia, si fa il bilancio familiare e per una parte si mettono a bilancio, a giustificazione, i compleanni e le cose dei figli come se fossero cose indispensabili. Forse qualche famiglia è così. No, le esternazioni, le manifestazioni all'esterno. E dall'altra parte invece si è celebrata come straordinaria amministrazione, come grandi miracoli, me li sono anche appuntati perché sono simpatici. La manutenzione di edifici, di loculi, 140.000 euro nel centro senza anziani, gli uffici IMSS, guardrail, cioè stiamo parlando di, a parte che ordinaria amministrazione, e poi sembra quasi che siate riusciti a reperire delle risorse straordinarie o che quasi le aveste messe di tasca per celebrarle in questa maniera, come se le aveste tolte dal vostro portafoglio. La prova del bilancio del comune, di opere assolutamente banali, che non meritano di essere neanche elencate e che fanno il verso invece con i grandi eventi che sono per la maggior parte piovuti, vi sono piovuti addosso e che avete capitalizzato come se fossero i tuoi protagonisti, li avete capitalizzati a fini elettorali, perché poi se ne ho fatto un abuso anche a mezzo stampa, in cui avete giocato tutta la vostra credibilità all'esterno, quasi a considerare che gli algheresi li valuteranno per il Giro d'Italia, per il Rally, per chissà che cosa. Così non è, diceva bene il consigliere Piras quando ha elencato tutta una serie di punti qualificanti che dovete giustificare qui stasera. L'aumento della disoccupazione, nessuno le farà meno a colpa per il fatto che la disoccupazione sia aumentata di 4 centinaia di unità, signor sindaco. Io personalmente le faccio la colpa di aver usato quel tema come campagna elettorale, l'hanno strumentalizzato. Nessuno di noi dimentica
al momento di insediamento, che disse, e Pira se l'ha ricordata molto bene, che se fossero, se i disoccupati fossero andati lì, avrebbe fatto le valigie e avrebbe alzato lì. Così non è, ma non abbiamo dubbi che la giustificherà come vuole. Quindi, il tema della disoccupazione, il tema dei rapporti con il territorio, cioè, vi riempite la bocca, ci riempiamo la bocca di turismo, si fa i convegni, si va a discutere dei massimi sistemi. Questa è la città che ha da 6 mesi non ha un assessore al turismo. Questa è una città che la partecipata Fondazione Anghero, l'ex Fondazione Meta, che doveva gestire con energia, vigore, tempi e ritmi di mercato il tema della nostra destinazione turistica, ha visto fare una marcetta colossale al direttore Sirena per la stabilizzazione di alcuni dipendenti che chissà con quale motivazione stanno lavorando e che di fatto versano un peccato assoluto. Stiamo parlando di Fondazione Anghero, dove si stanno giocando partite secondo me nebulose, è che vi voglio ricordare che in campagna elettorale fu oggetto di un teatrino tra me e il sindaco, in cui io sostenevo che era la più bella cosa che aveva fatto la giunta Tete, mentre il sindaco proclamava che l'avrebbe chiusa, mercato civico di Anghero. Sulla Fondazione Meta si sta scatenando il finimondo, c'è addirittura chi dice che, diciamo, che gli elementi di congiunzione tra chi dovrebbe sostenere e chi invece dovrebbe uscire si giocano addirittura sull'impostazione della Fondazione Meta. Sono convinto che non sia così. E quindi celebrare queste cose. Si è celebrata l'egregio straordinario lavoro dell'assessore all'ambiente. Cioè, ragazzi, secondo me, da quando io ho memoria, secondo me l'avvio di un appalto peggiore che ricordo di questa città. Cioè, io mi ricordo quando si insediò Mantenco, Sanghiero, sembrava che fossero arrivati i marziani. Quando si insediò Mantenco c'era un dispiegamento di uomini e mezzi che sembra che fossero stati invasi bonariamente e positivamente dai marziani. La città per anni, per i primi anni, fu forse dalla sliga addirittura, e poi trovo un corpo successivamente la sliga, che avevano venuto in corpo, che avevano magazzini da giorico. Cioè, era una città che finalmente se l'avessero risolto il problema. E guardate, quando è che io consolido e mi batterò con tutte le forze finché ne ho la consapevolezza e la certezza che noi dobbiamo emulare quei territori che gestiscono in proprio la terza urbana, che hanno performance altissime in tutta Italia, in Sardegna hanno dei dispendi di sì. Arrivo qui. La natura lì, perché capisco che questi appalti che hanno inizio e una fine partono col botto e si spengono con un'economia devastante, per cui raccolgono tutto negli ultimi 2 o 3 anni. È ciclico, ormai è assodato, è una cosa che davanti a 15 anni. E nonostante questo meccanismo, l'insediamento di questa nuova società è pessimo. E secondo me, come noi nel settore di raccolta, andremo in conto di ulteriori problemi. Chiudo dicendo che non solo non c'è niente da celebrare, ma è tutta ordinaria amministrazione. E il dibattito in questa città, in attesa di questo momento drammatico, si è tutto incentrato su chi appoggerà o meno il sindaco, anziché alzare il livello della discussione e parlare delle grandi occasioni perdute di quello che si potrebbe fare. Anche questa cosa qui, l'avevo detto, cioè i dibattiti ne fa sono nomi e cognomi. Non vorrei essere nei panni di quelle persone che fra 1 ora, 2 ore dovranno reggere la pressione di una città che comunque vada di fronte e dirà che va bene, ma che si ricorderà per i prossimi 20 anni di quello che sta succedendo. Però chiudo, Presidente, facendo un elenco degli spazi, sociali in cui questa città, anziché oleare l'ingranaggio, fare politica e mettere insieme le persone, ha diviso, divaricato, creato fratture che poi diventano faide, che diventano, questo non interessa, Barracelli, Seca, Meta, l'abbiamo detto, Seca per intenderci si sta andando verso l'esternalizzazione delle discussioni di tributi,
cioè mentre nei comuni si lavora per averlo dove c'è Equitalia, qui si sta facendo il contrario. Guardate che gli amici dell'UDC escono dalla maggioranza perché non condividono questa operazione, compresa quella di Respubblica. Non potete pensare di farli apparire come dei cialtroni che vanno via perché il sindaco non li ha salutati. Gli amici dell'UDC hanno una resipiscenza per questi motivi che sono fondamentali. Chiudo. E poi problemi con Confcommercio, ci sono problemi anche latenti per la questione della terza urbana. C'è qualcuno che addirittura proponeva di chiudere a cartogesso in qualche bar e di metterci dentro i bidoni per tenere la mondezza dentro, nasconderla, come si fa con il tappeto, no? In casa. E poi il tema della tassa di soggiorno, non ve lo dicono, ma la questione del milione della tassa di soggiorno, che vi è servito per fare molta gazzosa, è un tema irrisolto nei centri produttivi. È un tema irrisolto, del quale appunto ne trarrete consapevolezza quando arriverà il momento. Non credo che arrivi domani mattina, neanche stanotte alla fine del nostro consiglio, ma ne trarrete consapevolezza. Io vi ringrazio per la pazienza e sono qui anche per un secondo. Grazie a te. Anche se da finire la consigliera Bogliori della parola. Grazie. Buonasera. Buonasera anche ai nostri autorevolissimi rappresentanti del nostro governo. Personalmente sono cresciuta politicamente alla scuola di Piero Francesco. Complimento al governo che si è lasciato. Il motto di quel movimento era distinti distanti, non distanti fisicamente, ma distinti. E stasera ho sentito il consigliere Pira parlare di fuori dalla realtà, di esame di coscienza, di onestà intellettuale. L'onestà intellettuale indica la qualità umana di agire e comunicare in maniera sincera, leale, trasparente, in base a principi morali ritenuti universalmente validi. Comporta dall'astenersi da azioni riprovevoli nei confronti del prossimo. Questo vuol dire onestà intellettuale. Distanti perché onestamente non mi riconosco, l'ho già detto altre volte in quest'aula, tutti, maggioranza e opposizione. Abbiamo ricevuto un mandato dai cittadini che ho risolto. Siamo stati eletti per fare il bene di questa città. Poi, l'ho già detto, la politica decide, maggioranza e opposizione. Io mi sento molto responsabile delle mie azioni nei confronti delle persone che mi hanno dato fiducia e intendo portare a termine questo mandato. Però, di fronte ad atteggiamenti deleteri, disfattisti, interviste al fulminatore, critiche perché non abbiamo fatto nulla in 3 anni. Il consigliere Ferraro si è prodigato, non abbiamo fatto nulla. Peccato che il consigliere Daga è uscito. Noi non siamo inutili a noi. Anche se da quella parte ci sono consiglieri che vantano esperienza pluriennale di consiglio nel bene e nel male. Però noi non siamo solo vassalli. Non siamo neanche brutti e cattivi. Non siamo solo vassalli. E mi piacerebbe che lei non ripeta quello offensivo. Comunque noi non abbiamo fatto nulla. Penso un po' che siamo di fermo. Non si è agitata quando il sindaco disse il cavallo la consigliera Pulina, così come era la consigliera. Per favore, l'ho ripetuto una sua espressione usata di ieri. Lei mi ha citato personalmente, per quello che... Andiamo avanti. 20 settembre 2010, una
pessima figura. 20 settembre 2010, una pessima figura. Riceviamo, questo non è un giornale di sinistra, riceviamo una lettera da un turista di Torino. Confesso di essere ancora molto amareggiata per la durissima verità sulla città, che è stata precursore del turismo nazionale e internazionale di Sardegna. 20 settembre 2010, non c'era l'amministrazione pubblica, è stata l'evidenza di una situazione non di un giorno paralossale che vede Alghero in balia di un disservizio che grida vendetta per la sua incredibile incuria, per il quale ancora una volta nessuno sembra responsabile. 20 settembre 2010. Per cortesia. Questa incredibile vergogna che ripetitivamente attanaglia la città, non va dubbio che la lettera della turista torinese sia tutta verità incontestabile ed esprime una condanna inappellabile per Alghero, città che non è già. Qual è la vergogna? Per cortesia, non ci avete reato il signore, non è andato a leggere l'articolo di giornale. Sì.
sia dovuto alle normali procedure burocratiche, perché all'epoca erano le normali procedure burocratiche che bloccavano l'euro. Tra l'altro da Cagliari ci hanno assicurato che entro marzo tale adempimento sarebbe stato espletato. 21 marzo 2010. Ancora aspettiamo per marzo. Poi glielo spiego. Abbiamo un nuovo bisogno. Poi glielo spiego. Abbiamo sentito parlare in quest'aula spessissimo, giustamente, interventi a favore dei bisognosi, ci fa molto, dei bisognosi, dei disabili, delle persone che hanno bisogno. Ben Marino, 15 agosto 2005. 2005. Il Ben Marino era una colonia di proprietà della provincia. In quegli anni, è stato il luogo di accoglienza, di aggregazione di tutti i bambini dipendenti della provincia, degli anziani che venivano da Dolgani, dall'interno della Sardegna, per godere di un mese, due mesi, del mare di Alpi. Era una struttura che aveva necessità di essere messa in forma, ma era una struttura molto accogliente. Qualcuno, con la convivenza di un sindaco di Sassari e con qualche esponente della politica se ne fece un albergo. La sottoscritta in questo banco, visto che la consigliera Fancelli purtroppo non c'era più, c'era la consigliera Lamanna. La sottoscritta procurò una brochure di quella tanta pubblicitata struttura alberghiera 5 stelle. Abbiamo fatto noi, scusate il termine, casino, da 5 stelle, quei signori, per evitare che gli venisse tolto l'autorizzazione, abbiamo documenti in mano con le firme di chi ha, gli albanesi che hanno firmato, è stata declassata a casa per vacanza. Cosa doveva essere invece? C'era. Cosa doveva essere? Per favore. C'era. Proviamo piano piano a riavvicinarci al consiglio. C'è una cooperativa di Sassari, di disabili, che per anni ha utilizzato il Ben Marino per portare i disabili di questa cooperativa Sassari a godere del mare. Oggi sapete molto bene che cosa, per favore consigliere Salato. Per cortesia, dai, per cortesia. Capisco che No, andiamo avanti, per favore. Per favore andiamo avanti, per cortesia. Se capita parliamo anche del consuntivo. Allora, così. Ma tutto. Dai, andiamo avanti, per favore. Per cortesia, consiglieri. Voi sapete molto bene. Consigliere Boglioni, non risponda. Ma no, consigliere Boglioni, vada avanti, non risponda. Se ogni volta vada avanti, intervenga. Non facciamo, se no si risponde e continueranno a fare domande. No, adesso c'è anche andare avanti, consigliere Dani. Sì, attacca però, consigliere. Attacca, la condanna. Andiamo avanti. Andiamo avanti, per cortesia. Andiamo avanti. Per cortesia. Andiamo avanti, per cortesia. È una facezia, però qualcuno qualche giorno fa Consiglio Comunale ha provato a parlare dei loculi realizzati al quinto piano. Vorrei che andasse a parlare con qualche anziano perché c'ha il caro spinto, si è venuto al quinto piano dei loculi e non l'ha fatto l'amministrazione. Vorrei per favore. Dall'Uri di Alghero aveva un'unica struttura adibita a ricovero di disabili, che era Villa Segni. Villa Segni era frutto di una donazione da parte di una signora di Sassari, di una donazione perché fosse vincolata all'utilizzo di Villa Segni per l'ospitalità dei disabili. Questa struttura di Sassari purtroppo andò in crisi e mise all'asta quella struttura. Oggi tutti sapete che quella struttura è l'albergo.
una marinoteca, una pizzeria, quello che volete. Ed è l'unica struttura che ospitava disabili del territorio italiano. Lo sapete dove sono gli ospiti che erano dentro Villa Segni? Lo sapete che 20 persone venzi hanno perso il lavoro da quando Villa Segni si è stata chiusa? Lo sapete che non avete fatto nessuna battaglia per tutelare quegli operatori? Forse, capisce? Per favore, andiamo avanti così. Villa Segni oggi è diventata un alberghetto, una pizzeria, una marinoteca. Questo è. Avete governato 8 anni di fila, 9 anni di fila. Avete fatto in modo che il campo diventasse quella tragedia che diventava. Quando qualcuno ha provato come comitato di quartiere a sollevare per 20.000 volte il problema, l'amministrazione pensa, penso bene, di pagare una barca di soldi per pagare un progettista che realizzasse un campo rock esattamente di rimpetto a quello che è stato fatto e l'abbiamo bloccato. Democrazia è giusto sempre che non ci sia. No, ma ci va, pertanto siamo qui, c'è il segretario comunale.
per consuetudine il sindaco. No, no, non c'è, adesso vediamo cosa dice. Andiamo avanti. Ma devo dire senza politica, qui la politica non è entrata in nessun modo.
sono ancora oggi non capisco i motivi di questa scelta, però c'era una relazione tipo programmatica, una scommessa tra un, due poli estremi, da un lato UDC, dall'altra sinistra civica per esempio, e si diceva tra i leader di queste forze un programma, quelle 10 schede ci porteranno comunque a raggiungere un accordo, per cui se c'è stata in questi anni sicuramente un problema, e di questo faccio autocritica come capo della coalizione, che non siamo riusciti a tenerli insieme. E questo è certamente una autocritica che sento di fare. Però siamo partiti da una idea di città, da una lettura di città che voglio condividere con voi ancora oggi, dopo 3 anni e 3 mesi. Perché mi pare che da qui capiamo se, e lo capisce questo Consiglio, e io lo voglio fare in maniera neutra, capisce se è il caso di andare avanti questa consigliatura oppure di dire un commissario, accomodati, perché tanto fai la stessa cosa, forse meglio di quello che sta facendo un sindaco, un'amministrazione, accomodati per 9-10 mesi. Allora, la situazione è questa. Io sono partito da alcuni dati leggendo il territorio. Oggi noi abbiamo, così correggo, forse c'è stato anche qualche problema nel nostro documento, se il consigliere Tirato ha detto così, noi abbiamo 44.019 abitanti, questo è 31/12/2016 da anagrafe. In 10 anni abbiamo aumentato di 4.000 unità, però il documento che ha predisposto Criteria, che è sostanzialmente un documento socio-economico che ci servirà per il PUC, dice anche che questo aumento non è un aumento perché tutti vogliono venire ad Alghero, perché sono stati degli aggiustamenti demografici in questi anni che di fatto hanno consolidato una situazione, ma il momento che noi stiamo vivendo, il momento nel quale il numero dei deceduti, dei morti, sono sempre ogni anno superiori rispetto agli altri. Vi porrò adesso alcuni dati. Per esempio, il stato naturale nel 2016 è stato di meno 185, contento la consigliere, meno 185. Allora, c'è un indice di vecchiaia che è davvero preoccupante, nel senso che è quasi doppio rispetto a quello che c'è nelle altre località italiane. Cioè Alghero è una città di vecchi, questo ci dice l'andamento socio-economico e demografico. Il 24% della popolazione è più di 64 anni, il 10% ha meno di 15 anni. Sono solo qui per rispondere alle domande. Cerco di fare un ragionamento se me lo se qualcuno, perché non è l'unico scontento, se qualcuno voleva ancora intervenire, no? Nessuno lo ha voluto fare, però torniamo sopra, se è possibile magari evitare. No, solo questo, grazie. Non lo dico perché questi dati ci aiutano a capire, no? Quello che abbiamo fatto e quello che dobbiamo fare. Il 17% dei residenti del nostro comune ogni giorno si sposta ad Alghero per studio o per lavoro, ogni giorno. Che vuol dire 2.870 persone ogni mattina lasciano Alghero per lavoro e ad Alghero arrivano per lavorare 2.557 persone. In soli 7 anni si sono trasferiti da Alghero 2.641 persone, ad Alghero da Sassari, provenienti da Sassari 2.641 persone, pensate 530 da Roma, 400 da Olmedo, 335 da Itti. Negli stessi anni però da Alghero verso Sassari si sono trasferite 2.057 persone, quindi solo 500 in più nel Sassari, ma 1.107 sono andate a Olmedo e da Olmedo ne sono arrivate, come dicevamo, 400. 479 sono andate a Roma, 266 a Milano e così via. Abbiamo 21.625 famiglie. Queste famiglie hanno in media 1,9 persone nel loro nucleo familiare, quindi famiglie piccolissime.
7.000 persone ad Alghero vivono da sole, spesso anziani. Quindi famiglie di un componente per 7.000 persone. Tasso di disoccupazione, lo dico qua senza polemiche, tanto il tasso è così elevato che non c'è nessuna polemica da fare, chiaramente c'è molto da fare invece in questo settore. Criteria ci dice sulla base dei dati ISTAT che nel 2016 il tasso di disoccupazione è sceso al 16%, era 17.1 nel 2014, resta elevato. Il dato che diceva il consigliere Pisa, l'ho già detto in questo consiglio, dei 13.030 disoccupati sulla base degli iscritti all'ex ufficio di collocamento, è un dato che per ammissione, me l'hanno scritto gli stessi dirigenti dell'agenzia del lavoro e dell'ufficio di collocamento, è un dato che non tiene conto per esempio delle cancellazioni che è fatto in quel caso nel mese di giugno, quindi prima della occupazione di gran parte dei dipendenti stagionali, e che non tiene conto appunto delle cancellazioni perfino dei deceduti. È un dato storico che non tiene conto delle cancellazioni degli ultimi 10 anni. Questo è un dato che mi ha fornito per iscritto l'Agenzia del Lavoro. Ma non voglio polemizzare su questo. Il dato è talmente importante che non sarà un'unità in più, un'unità in meno o una percentuale in più o meno a farci cambiare idea. Ma dov'è il lavoro già da Alghero? Dov'è? Perché ci servono anche questi dati. A parte il pubblico, che vuol dire l'ASL, che vuol dire la scuola, che vuol dire il comune. Abbiamo 1.500 addetti nel commercio, quindi al primo posto c'è il commercio, quindi una città di commercianti. Subito dopo abbiamo 1 miliardo di addetti nella ristorazione e nel ricettivo, 1 miliardo di addetti circa. Più o meno gli stessi, un po' meno, ma siamo nell'ordine di 1 migliaio nel manufatturiero. 850 sono legati al settore delle costruzioni e poi gli altri numeri sono bassi, 300 nel settore della sanità e assistenza sociale, immagino siano cooperative sociali o qualcosa del genere. Abbiamo 40.000 posti letto in seconde case, contro 7.000 negli alberghi e 6.000 nell'altro sistema ricettivo di B&B, affittacamere, eccetera. 40.000 nelle seconde case. Queste 40.000 posti letto, e quindi quando il 60% del totale delle unità immobiliari sono chiuse per quasi tutto l'anno. Nel contempo abbiamo 450 famiglie che non hanno casa, quindi l'altra contraddizione che viene confermata. Abbiamo tanto invenduto, abbiamo poi una serie di dati di quali se ho tempo parlerò dopo, per esempio su quanti hanno la casa, su quanti sono in affitto e su quanti invece sono in edilizia residenziale. Questo per dire alcune cose, che i punti che abbiamo messo nel programma e che sono i capisaldi del nostro programma, da un lato alcune cose che magari sembrano normali in una città, ma per noi insomma hanno voluto dire un lavoro importante, non ancora concluso, il decoro, la pulizia, la casa, il lavoro, progetti che comunque sono in itinere con alcune richieste forti che abbiamo fatto alla Regione, c'è stato un avviso importante su Righediamo Montana, che si deve concludere con un bando, entro ottobre sulla base dell'ultima deriva regionale ci deve essere l'accordo o meno con gli attori occupanti di Righediamo Montana, ma quel compendio è un compendio che certamente deve dare lavoro agli alghieresi e il rapporto che ci deve essere con le imprese che andranno a insediarsi su quel compendio devono necessariamente riguardare un rapporto stretto, questo ho chiesto di scritto anche nel bando, se possibile, le imprese e i lavoratori angherisi. Così come alcune scelte strategiche noi vogliamo fare sul pubblico. A che punto siamo? L'ho già detto, ma lo ripeto in modo che tutti lo sappiano. Noi siamo nella fase nella quale tutti gli atti di programmazione sono pronti. Tutta la fase propedeutica, compresa quella dell'indagine socio-economica insieme al FAI, erano gli ultimi elementi che servivano per mettere insieme i progettini. Quindi il Consiglio Comunale è chiamato oggi a decidere sui progetti guida, a decidere sulla fase più importante, che è quella del dimensionamento, che è quella della scelta. Tutto ciò che riguardava la fase propedeutica e di contesto è stata fatta,
siamo pronti, consigliere Preda, presidente Preda, per andare, se c'è una unità di intenti, evidentemente il CUP non può essere approvato semplicemente da una parte. Così come per quanto riguarda il pool è stato presentato, è a disposizione del Consiglio Comunale per analizzarlo, per adottarlo, per approvarlo dopo le opportune osservazioni. Per quanto riguarda il piano di valorizzazione e conservazione, sono state fatte le osservazioni da parte della Regione e da parte dei privati. Siamo ora nella fase nella quale dobbiamo recepire o meno quelle osservazioni e approvare lo strumento. È pronto il piano urbano del traffico, è stato consegnato al Consiglio Comunale, è pronto il piano acustico comunale. Allora, io credo che noi abbiamo di fronte due strade. Una riguarda la prosecuzione di questa consigliatura che affronti scelte strategiche per la città, oppure si possono rimandare semplicemente fra un anno al nuovo sindaco, alla nuova amministrazione, alla nuova giunta. Ed è un lavoro pronto che semplicemente deve essere discusso, che deve essere approvato. Ci sono 30 opere pubbliche finanziate. 30 opere pubbliche finanziate e accantierabili immediatamente. E che credo le conoscete, ma ve le ripeto. Intanto abbiamo il micronido La Pietraia, le 19 scuole da riqualificare del progetto di scuola, la piscina coperta. Sono opere che andremo ad accantirare proprio nei prossimi mesi, in questa parte del 2017, la riqualificazione del municipio, di questo municipio, la nuova scuola con auditorium aperta a tutti di via Tarragona, l'ex cotonificio. E c'è stato un lavoro importantissimo che è stato fatto per esempio nel portare al centro della città gli uffici comunali con il trasferimento al centro tra Porta Terra e via Columbano, tagliando tutti gli affitti per quelle cifre che ha detto adesso l'assessore, 30.000 euro di indennità di occupazione per troppi anni pagate per Santi Angelo, 174.000 euro all'anno pagate per via Vittorio Emanuele. Stiamo andando verso alcuni progetti importanti e chiudo. Sì, abbiamo già passato. Sì, grazie. No, grazie. Io vorrei intervenire prima, lei non mi ha fatto intervenire, mi ha chiesto di intervenire prima. Allora, sì, penso che avevo avuto più tempo. Allora, io credo questo, che abbiamo dei progetti importanti. Uno riguarda il lavoro e l'impresa. Domani, dopodomani, la consulta dei giovani, che guardate, vi chiedo scusa Presidente, la consulta dei giovani che si è autopromossa, nel senso che è nata da un social network che non piace al Presidente Ferrara, tra di loro i giovani della città in tutte le parti del mondo si iscrivevano, stavano fuori al ghiero chi per studio, chi per lavoro, e a un certo punto hanno deciso di incontrare il sindaco e di mettersi a disposizione. Hanno creato un regolamento, hanno fatto una consulta e oggi promuovono, dopo aver studiato per circa un anno, una attività di creazione di impresa, di incrocio fra domanda e offerta, mettendo insieme studiosi, mettendo insieme imprenditori. Ce lo presenteranno tra qualche giorno ed è un progetto che durerà nella innovazione sociale, che occuperà la nostra città per circa un mese, chiamando i giovani a fare in modo che le loro competenze trovino, insomma, un elemento che in qualche modo con la nascita di nuove imprese superi una grave crisi economica. La famiglia, dal 1 all'8 ottobre, Festival della Famiglia, che non è semplicemente una sommatoria di eventi. 2017, guardi. Perché magari hanno fatto il 2018, andava a fare 20. Io penso che arriverò anche al 2020, se lei contento con questo atteggiamento probabilmente mi rivolteranno anche nel 2019. Allora, la famiglia, che vuol dire un progetto sposato dalla Regione Sardegna, sposato dal Comune di Alghero con la Provincia Autonoma di Trento. Primo comune italiano ad avere il titolo di comune amico della famiglia, che rappresenta un target turistico ma anche un sistema per le famiglie agheresi, quelle famiglie agheresi che hanno meno di due componenti in media, così anziane, quelle famiglie agheresi per star bene insieme,
e anche nel rapporto col sistema ricettivo, che anche gli alberghi, anche i ristoranti potranno adeguarsi con un disciplinare e avere un loro marchio che andrà ad incidere nelle scelte delle famiglie italiane verso la nostra città. Ma di questo ne parleremo dall'1 all'8, all'8 di ottobre. Così come l'impegno per la casa. 3,6 milioni sono andati verso 25 alloggi e siamo nella fase della progettazione definitiva in città. Abbiamo consegnato i 10 appartamenti a Sassegata, fatte le infrastrutturazioni. Si va verso 20 alloggi a Caragol e a Carabuffas. Si va verso 12 nuovi appartamenti da consegnare in graduatoria sulla base del bando per l'invenduto. C'è un lavoro importantissimo che ci ha visto protagonisti nel 2016 verso la capitale italiana della cultura e verso un'idea che tiene conto del fatto che non si può fare turismo solo 2 mesi all'anno. Nel 2016 abbiamo lavorato in questo senso e abbiamo creato un progetto che proprio nei prossimi giorni andremo a suffragare con la Fondazione di Sardegna, con Selle Mosca, che vedrà come protagonisti due rappresentanti del nostro territorio, che per 10 mesi all'anno lavoreranno per la nostra città in un grande progetto, quello di Paolo Freso e di Antonio Marras. Sulla base della capitale italiana della cultura e di quell'idea che vede la città protagonista in tutti i mesi dell'anno e non soltanto nei mesi estivi. Abbiamo cercato insomma di lavorare con progetti innovativi, pensiamo alla cittadinanza attiva, ciò che ha comportato con l'immezzamento della TAI per le persone, un centinaio che hanno deciso di fare dei lavori per la nostra città, il progetto Ambici con Bike to Work e Bike to School, cioè il contributo per andare a scuola e lavoro in bicicletta, le operazioni di messa in sicurezza della città. Oggi il ministro Gentiloni chiedeva a tutte le città d'Italia di occuparsi soprattutto di manutenzione. Io non voglio fare polemica oggi, ma tutti sapete come abbiamo trovato la città da quel punto di vista. Allora, ciò che abbiamo fatto in questi anni, con la messa in sicurezza, c'è molto ancora da fare, ma lo stiamo facendo nelle scuole, negli edifici pubblici, nel teatro, nel centro residenziale per anziani, in tutti i luoghi immobili, in tutti gli immobili pubblici, credo che siano semplicemente un lavoro che andava fatto da tempo e che stiamo cercando in qualche modo di mettere a sistema. E concluderemo, lo dico anche come risposta all'UDC, la fase relativa al trasferimento verso il centro degli uffici comunali, non soltanto via Columbano, ma soprattutto l'unificazione con l'ex tribunale. Nel mese di dicembre avremo l'ufficio informazioni e l'ufficio relazioni con il pubblico alla Casa del Caffè, avremo Palazzo Serra dedicato al catalano, quindi alle associazioni che promuovono il catalano, con l'Istituto di cultura, con gli sportelli linguistici comunali e regionali. E così come credo che il lavoro che abbiamo fatto e che stiamo facendo per il nuovo sistema ALETE, che vedrà essere un deciso completamento anche con la sostituzione dei pali dei quadri elettrici in queste settimane, e quello che stiamo facendo con gli asfalti delle strade, a cominciare con il completamento nel mese di novembre, che può essere considerato anche ordinaria amministrazione, ma che rientra in un progetto complessivo di città che si vuole dare decoro, che vuole migliorare per rendere tutta la città più bella e attraente. E infine, se vado a chiudere, semplicemente con una considerazione politica, perché sotto gli occhi di tutti anche il lavoro che è stato fatto anche per superare, mettendo d'accordo tanti enti, il tema della Marea Gialla, e penso che anche alcuni elementi positivi li abbiamo riscontrati in quest'estate. Il tema delle vasche di formulazione, della differenza tra ciò che abbiamo trovato, tra progettazione e realizzazione. Oggi Avagnone ha preso in carico, ma dovrà fare molti lavori per renderle utili. Finora ci ha scritto che quelle vasche erano un danno per l'ambiente, ce l'ha messo per iscritto. Dovrà lavorarci molto per renderle utili alla città, perché sono stati spesi tanti soldi pubblici. Così come il sistema idrico e fognario, col progetto Alghero ha avuto certamente un impulso deciso, perché anche quella rappresentava una criticità importante, la rappresenta ancora per la nostra città. Ecco, io ritengo che si può anche scegliere, oggi questo Consiglio Comunale è chiamato a scegliere tra un commissario legittimo, e accade quando non c'è una maggioranza, la democrazia è fatta di numeri,
e quando non c'è più maggioranza, come in questo momento, bisogna dover prendere atto. E quindi arriva un commissario che per 8-9 anni, per 8-9 mesi, per 8-9 mesi gestisce l'ordinaria amministrazione. Oppure, e questo può essere fatto sapendo che poi tra 8-9 mesi, quando il commissario non ci sarà più, chi verrà dopo dovrà solo tagliare nastri, perché così è. Ma è successo già nel passaggio tra Baldino e Tempo, la stessa cosa. Allora, oppure però tra noi mi hanno insinuato a intervenire se prenotato. Oppure puoi scegliere questo. No, lei non mette a nessuno le orecchie così che dia. Ho sbagliato dando un'indicazione al sindaco. Lo recuperare lui. Però. Oppure ci può essere all'interno di questo consiglio comunale, che certamente non ha le stesse regole del passato, nel senso che i sindaci che richiamava il consigliere Daga venivano cambiati dopo 3 mesi, il sistema che li reggeva era un sistema, diciamo, parlamentare, era il consiglio che gli dava la fiducia e li faceva cadere. In questo caso è diverso, però si può cercare una prospettiva. Se il rendiconto stasera passerà, ci sarà bisogno, contemporaneamente al lavoro che non si può interrompere, ci sarà bisogno di una verifica che farò con i partiti della coalizione, che farò cercando di aprire al centro-sinistra, perché quella è la prospettiva che vogliamo dare alla città, di aprire al centro-sinistra con alcune priorità che si possono evidentemente realizzare nel corso di questo anno e mezzo, di questi mesi che ci separano alla fine della consigliatura. Quindi da un lato c'è un lavoro impostato, ci sono 30 milioni di opere che possono essere realizzate, c'è un lavoro di programmazione che è stato fatto e che è da completare, da portare a termine, ma è nelle esclusive mani del Consiglio Comunale. Dall'altro ci sono delle priorità che si possono portare avanti in un'alleanza che vedo come alleanza esclusivamente. Ringrazio per le dichiarazioni di voto, ci sono consiglieri che vogliono intervenire. Il sindaco sinceramente voleva intervenire poc'anzi, io pensavo, perché mi chiedevo l'informazione della natura tecnica, quindi ci sarà un'elasticità di sicuro, 3 minuti che sono previsti normalmente, si possono anche fare anche ad appropriare, non è quello il problema, che si le fa. Lui aveva 10, ne ha usato più di 20. No, 10, sì, 10. No, erano 10, quindi è andato oltre e si potranno raddoppiare anche i tempi, chi lo vorrà fare. Quindi no, consigliere Tira, aspettare a lei, nessuno mi tira le orecchie, anche perché ahimè ho un caratteraccio, se percepissi che qualcuno mi tira le orecchie sarebbe un problema per me e anche per quella persona in quel momento. Il problema è che aveva ragione, perché ho dato l'informazione sbagliata, tutto qua. No, gli ho dato l'informazione sbagliata. Io purtroppo tanto sono abituato a dire solo la verità, è un brutto vizio, e se di fronte a tutti il sindaco dice che mi ha dato un'informazione sbagliata, ed è vero, io devo dire, non mi nascondo dentro un dito, è giusto per precisarlo, sono fatto così. Infatti non ne farò carriera, perché dico troppe volte la verità. Non c'è
Il pane di tutti i giorni, cotto anche col forno a legna. Farinelli Fresco Market. Sua idea di città e di centro-sinistra, perché oggi forse
fa appello a quella forza politica che 3 anni fa ha distrattato, perché tutta questa legislatura è stata trattata come è stata trattata, perché signor sindaco non si tratta sempre solo con i capi partito, a volte bisogna scendere un po' e pensare che all'interno del consiglio comunale ci sono dei consiglieri comunali che magari non sono stati eletti in consiglio regionale, ma sono stati eletti in consiglio comunale, perché una città ha espresso questi consiglieri comunali. Però purtroppo spesso la modestia e la caratteristica che a lei è mancata di essere una persona aggregante in questa città oggi si manifesta e si dimostra, perché diversamente non avremmo sentito le dichiarazioni della consigliera Maggiuno, non avremmo assistito al disfacimento della sua maggioranza. E quello che è peggio, non avremmo assistito in maniera veramente quasi patetica al tentativo di scaricare quotidianamente la responsabilità, perché lei a forza di guardare indietro si farà venire il torcicollo. E ha dato talmente tutta questa lezione in quest'aula, che anche la consigliera Boglione è venuta qui a leggerci storie 10 anni fa. Ma di che cosa stiamo parlando? Ma se un'amministrazione non ha una prospettiva, se questi consiglieri comunali non hanno imparato in questi anni a guardare avanti, a guardare quello che avrebbe dovuto fare in questa città, e lei oggi ritorna qui a dirci che è pronto per partire a fare le cose che forse i prossimi sindaci taglieranno i suoi nastri. Quando lei si è insediato in questa città, e la prima cosa che ha detto è che avrebbe aperto i cassetti per verificare le magagne che in qualche modo le precedenti amministrazioni avevano commesso. Lei si è sempre presentato in maniera molto ambigua a questo consiglio comunale, a questi consiglieri comunali, non ha mai dato la dignità di essere in qualche modo rappresentativi pure di un'opposizione che è parte integrante democratica, e avere la presunzione di governare con pochi numeri di scarto, spesse volte con l'atteggiamento di disprezzo che si è respirato in questa città, e oggi ci ripropone la possibilità di vedere un progetto futuro e futuribile di centro-sinistra, ce l'ha detto 3 volte. Io veramente resto abbastanza basita, la vedo confuso, signor sindaco, la vedo molto confuso. Lei in tutto il suo percorso politico ha manifestato grande confusione, perché all'indomani delle elezioni la sottoscritta, quando qualcuno forse non se l'aspettava, pure sconfitta, è venuta da lei, è venuta a fare gli auguri. E se lei ricorda bene la stretta di mano come ci siamo dati, io le ho detto, signor sindaco, qualsiasi sia la necessità che si può riscontrare nell'interesse di questa città, troverà dalla parte delle posizioni di altri. Una volta lei non si è permesso di fare una riunione con i capigruppo di opposizione, una volta lei non ha ritenuto di dover in qualche modo cercare le basi solide per guardare insieme il problema della città. Si è arroccato su questi 13 numeri, che oggi forse sono 12, 11, e neanche li conto più, per il disgusto che provo, non per le persone ovviamente, ma per la situazione politica in cui lei ha investito questa città. E soprattutto per il fatto che oggi, forse avrebbe veramente con grande dignità potuto dire altre cose, non può continuare a raccontarci che cosa farà, perché è vero che qua c'è la stampa, ma gli inglesi non la credono più. La programmazione è mancata. Quando lei ha fatto i nuovi bandi di concorso, sapendo la situazione drammatica che stava vivendo la sua maggioranza e l'incertezza di poter provvedere immediatamente alle nuove assunzioni, mi deve spiegare perché non ha dato un minimo di continuità ai precari, che potevano in qualche modo continuare ad essere impiegati all'interno dei settori comunali. Abbiamo i servizi sociali al collasso, mancano 7 dipendenti. Di cosa stiamo parlando? Del futuro di cosa? Delle grandi opere pubbliche che inaugurerà? Quando? Fate la cortesia, abbiate pazienza, non continuate a prendere in giro la città. Abbiate la dignità di ammettere in ogni caso, perché se questo consiglio dovesse passare oggi, abbia pazienza signor Presidente, se questo consiglio dovesse passare oggi per un numero, è comunque un fallimento, e lei deve ammettere di aver fallito, perché non si governa la città di luce. Se ci sono, e quando ci saranno, e soprattutto in seconda amministrazione, perché noi oggi non lo dobbiamo dimenticare, stiamo discutendo dell'atto principe del consiglio, seconda convocazione, non è successo. E poi ci ne servono passati 8 consiglieri comunali per aprire il consiglio. Noi veniamo sia in prima che in seconda convocazione
anche se qualcuno ha dovuto dire che sono giochetti. I giochetti non li facciamo noi, i giochetti non li fa l'opposizione. L'opposizione è quando è chiamata dal Presidente del Consiglio Comunale, presenza all'interno del Consiglio Comunale, perché ha un onere differente dal vostro. Non è stata investita della facoltà di governare in città, ma di controllare, ed è corretto che partecipi sia in prima che in seconda convocazione. Chi non lo fa che fa un altro giochetto. E noi dobbiamo esserci. Poi voi avete anche la libertà di mandare deserto il Consiglio Comunale e di portare l'approvazione del consultivo a metà settembre. Questo è un grande risultato e questo vi darà la sovranità della mano. Complimenti e tanti auguri. Ringrazio, consigliera. Consigliera Piccola, grazie, Presidente. È evidente che dai contenuti dei toni di questo dibattito, quello che si sta andando a discutere oggi non è certamente solo il rendiconto. Nessuno che in discussione che sia un documento molto importante, uno dei documenti contabili più importanti delle consigliature. Abbiamo detto che grazie all'approvazione del rendiconto si riesce a fare l'avanzo, si possono fare le assunzioni, il debito perché siamo in dichiarazione di voto, l'elenco, insomma, per consuntivo. È evidente, secondo me, che l'approvazione o meno di questo rendiconto non è soltanto un messaggio che riguarda esclusivamente questa consigliatura. L'approvazione o meno di questo rendiconto non è soltanto la continuazione o meno di questa consigliatura. Secondo me è in realtà una discussione più profonda che alcuni hanno anche provato a fare. Una discussione più profonda che riguarda il centro-sinistra di questa città. Io credo che sia un discorso di prospettiva, ma soprattutto deve essere un discorso di ricucitura. Quello che mi è venuto in mente facendo queste riflessioni è la crisi del piano sul rammendo e penso che possa essere anche opportunamente parafrasata la crisi del piano sul rammendo. Il piano parla di un paese che è l'Italia, naturalmente, un paese bellissimo, straordinario, non stiamo insomma a denunciare quanto è bello il nostro paese, però un paese allo stesso tempo molto fragile, perché fragile è il nostro paesaggio, fragili sono le città e in particolare però la parte più fragile delle nostre città sono le periferie, dove probabilmente in alcuni casi evidentemente la politica non ha messo troppa cura in queste risorse. Quindi la sua teoria è quella di ripartire dalle periferie, perché è lì che in realtà le persone abitano. Le periferie diventano quelle che sono le città del futuro e questo lo viviamo anche da Gessler, da dove il centro si è portato. Lui parla di una gigantesca opera di rammendo delle periferie. Per fare questo sicuramente ci vogliono le idee. La stessa cosa secondo me si può riportare su quello che è il nostro, che parlo del nostro centro-sinistra. Perché qua anche il centro-sinistra in questa città può essere sicuramente il futuro di questa città. Il centro-sinistra sicuramente ha avuto poca cura di se stesso e ha avuto poca coesione in quest'ultimo anno. Però credo che questo sia il momento, perché così come le periferie sono appunto le città del futuro, dove ci sono naturalmente delle parti che non sono belle ma non sono fotogeniche, così come anche nel centro-sinistra magari ci sono, diciamo così, delle persone perfettibili in termini estetici, però credo che debba raccogliere quella che è la sfida delle idee. Quindi quello che io mi domando è non solo l'atto e quello che si andrà a fare in questo momento, mi domando se tutti avremo il coraggio di ricucire, perché questo è quello che dobbiamo fare, andare oltre. Uno scontro, lo ha ricordato anche il sindaco nel suo intervento, oltre quelli che sono dei gruppi che hanno reso rigido in realtà il confronto, il dialogo e la dialettica. In molti casi hanno escluso il confronto, il dialogo e la dialettica. Cosa che invece, perlomeno nel contesto nel quale io sono cresciuta, era la base. La dialettica, lo scontro, il confronto, per sempre in termini politici e mai in termini personali. Quindi io invito in realtà ad una riflessione anche di come possiamo chiamare, di libertà, se così vogliamo dire.
scelte, quindi passare dalla maggioranza all'opposizione o viceversa, sia appunto viceversa. Noi dobbiamo sicuramente rammendare, cercare di ricucire un'apertura che nessuno, ripeto, nega che ci sia stata, nessuno, che però ritengo sia arrivata ad un punto in cui possiamo solo sistemarla. Volendo si può anche utilizzare, sempre per fare una parafrasi, la tecnica giapponese del restauro, in cui in realtà la crepa, la frattura non viene coperta, resta, anzi, viene messa in evidenza intorno a quella crepa, intorno a quella frattura degli oggetti che vengono restaurati, lo stesso oggetto ritorna in vita, lo stesso oggetto diventa ancora più interessante e ancora più bello. Naturalmente ringrazio il mio capogruppo che mi ha consentito di fare la dichiarazione di voto e per il mio gruppo il voto naturalmente sarà favorevole. Chiesto di intervenire la consigliera Giulina, giusto? Prego, grazie signor Presidente. Prego. Naturalmente il mio sarà una dichiarazione molto personale. Sì, no. Molto personale, quindi in questo momento non sto esprimendo il voto come gruppo di Comisi, ma sto esprimendo il voto. Quindi vuol dire che poi tu sei Nasone, se vorrà potrà fare un intervento di cazzo di voce. Certo. Con rispetto di consigliere Nasone, quindi per questo ho fatto questa pregunta. Perché in quest'aula tra la politica bisogna comunque fare rispettare le persone. Il regolamento prevede che se c'è una dichiarazione di voto difforme rispetto a quella che è preceduta, può fare la dichiarazione di voto a prescindere, però fa onore sicuramente mettere in evidenza il voto. Il mio voto sarà negativo. Perché più che andare ad analizzare un bilancio costruito da numeri sì importanti, dobbiamo fare un bilancio di quella che è l'azione politica che il sindaco con la sua amministrazione ha portato avanti in 5 anni. Un'amministrazione politica che non è stata in grado di dare risposte fondamentali, soprattutto risposte esaudienti, su quelli che considerano i 3 settori trainanti e fondamentali della società, in termini di salute, in termini di casa, in termini di occupazione. Per quanto riguarda la salute, mi preme ricordare che il signor sindaco ha fatto proprio del problema dell'ospedale la sua campagna elettorale. Si è fondata proprio sul fatto che il sindaco, che naturalmente è quello che deve garantire il diritto alla salute, il massimo garante del diritto alla salute del cittadino, è quello che comunque deve, per compito proprio, tutelarla. Così è accaduto ultimamente. Allora il nostro ospedale, la nostra sanità è stata completamente smantellata, è stata sminuita, è stata deturpata e il sindaco senza forse non ha preso la posizione che doveva prendere. Anche ultimamente, giorni scorsi, c'è stato un incontro con i vertici della PS, al quale ho partecipato anche io in qualità di capogruppo. Doveva essere un tavolo tecnico, è vero, quindi per scelta ho deciso di non fare un intervento, perché sarebbe stato comunque un intervento politico. Ho ascoltato con un vivo interesse quanto è stato posto all'ordine del giorno e quanto è emerso in quella discussione. Quello che mi è dispiaciuto è che dopo quel dibattito e durante quel dibattito e di quel dibattito doveva essere poi scritto un documento che il signor sindaco avrebbe dovuto comunque portare all'attenzione del Consiglio Comunale. Perché dopo il dibattito che cos'è emerso? È emerso che l'ospedale di Alghero non avrà il cosiddetto primo livello, come comunque dovremmo tenere perché abbiamo tutti i diritti in base a quelli che sono i requisiti che prevede l'articolo il decreto ministeriale 70, che indica quelli che sono i requisiti che devono avere tutti gli ospedali per essere classificati in ospedali di base, ospedali di primo livello e secondo livello. Noi siamo stati giudicati in ospedale nodo della rete ospedaliera. Allora ci doveva precisare, non so se molti lo conoscono, io magari riesco a essere un attimino più preparato perché si tratta del mio lavoro. Ospedali di nodo è un termine che è stato coniato all'occorrenza per tappare gli occhi agli algheresi, per tappare gli occhi a tutti i cittadini che usufruiscono dell'ospedale di Alghero, perché sappiamo che ospedali di nodo è un termine che non esiste nel famoso decreto 70 che prevede l'organizzazione della rete ospedaliera. Quindi io dico, ci stanno foderando gli occhi di prosciutto e sappiamo che comunque l'intenzione è di smantellare la nostra sanità. Non per ultimo la proposta di trasferire, senza che vi siano le condizioni strutturali, architettoniche, di personale e di strutture, a fare le mani all'ospedale civile. Sappiamo che questo è un personale.
bene perché potrebbe migliorare l'assistenza dei pazienti, ma sappiamo benissimo che l'ospedale civile non è in grado di accogliere questo reparto. Abbiamo chiesto ai vertici della TS se ci fossero i finanziamenti, pare ci siano, rientrano nel piano di spesa dei 3 anni, però si è mancato di dire durante quella riunione che per ottenere il famoso primo livello l'ospedale sarà oggetto di un monitoraggio epidemiologico e quindi ben mi va da dire in quel momento mi dispiace che il signor sindaco non l'abbia detto, ma come facciamo noi comunque a metterci nelle condizioni di poter offrire prestazioni di alta qualità, di fare i numeri, se non comunque non siamo messi nelle condizioni di poter operare, se per quanto riguarda i limiti che ci sono nel civile. Questo mi dispiace. È distratto perché l'ho detto. Ah, allora forse è distratto. Comunque era importante di quella riunione, di quel tavolo, avere. Questo può essere un giorno importante non per questo consiglio,
Dai, per cortesia. Non per noi amministratori, ma un giorno importante per la città di Alfredo. Qualcuno ha lamentato l'intervento del sindaco che dice che si possono mettere da oggi le basi importanti per costituire il centro-sinistra italiano. Noi lo diciamo da tempo e con coerenza l'abbiamo portato avanti questo discorso. Ricordo all'UDC che passato l'anno ci siamo visti tutti al Gualtieri. E le mie dichiarazioni, lì eravamo in piena emergenza perché la situazione che abbiamo trovato non era ordinaria amministrazione, erano tutte emergenze, c'era la città colma di gravità, di situazioni critiche, e in quel momento ricordai al sindaco che il nostro gruppo era impegnato, oltre che a far fronte alle emergenze, già a costituire un quadro di centro-sinistra. Subito dopo si alzò un importante esponente dell'UDC. Un importante esponente dell'UDC per criticare quell'intervento, per dire che il quadro era costituito, per dire che il sindaco era Mario Bruno e per dire che oltre Mario Bruno c'era ancora Mario Bruno. Oggi vediamo l'UDC all'opposizione, quell'UDC che per questo consuntivo era protagonista, perché in questo consuntivo aveva assessori importanti che hanno lavorato, che si hanno ritagliato spazi. E oggi l'UDC è all'opposizione. Complimenti. Perché non ci interessano le poltrone. Abbiamo dimostrato che le poltrone non ci interessano. Avevamo fuori i problemi della città, Giuseppe Fata, che è amministrazione, capito? Anche consigliere Fatta, a tutti i partecipanti a questa specie di andiamo avanti, dai, non interrompiamo se possiamo. La verità è che il sindaco che potrebbe che questa verità è stata che questo consiglio comunale, questa maggioranza ha sofferto della mancanza di un quadro omogeneo e forte di presunzione. E questo è il problema, è la responsabilità che chi appartiene a quell'alveo si deve assumere in questo momento. Chi appartiene a quell'alveo che vuol costruire il centro-sinistra ad Alghero per il futuro si deve assumere quella responsabilità. E noi lo facciamo in trasparenza, signor sindaco, e non nel tinelli, e non lavoratori o tinello. Noi lo facciamo nei tavoli della politica vera. Signor sindaco, noi abbiamo un'opportunità importante, cari amici e compagni. Per cortesia. Non stiamo vincendo noi consiglieri, non sta vincendo il consiglio, sta vincendo la città di Alghero. Inutile ribattere, l'opposizione fa il suo giochetto, ma lo sanno tutti i cittadini di Alghero. Il cambio di passo che ha avuto la città, una città e gli uffici aperti per tutti, dove tutti i cittadini sono uguali, non ci sono gli amici degli amici, non ci sono gli amici degli amici, tutti i cittadini uguali. Oggi stiamo mettendo davvero le parti importanti per costituire un quadro politico e programmatico, un quadro di centrosinistra che sarà davvero un laboratorio importante di idee, di programmi e di programmi realizzati. Grazie signor. Grazie a lei, credo consigliere Nasone, la parola, prego. Non nego che questo intervento è abbastanza sofferto. In questi mesi ho ricevuto pressioni da una parte e dall'altra, ma ho sempre ribadito a chi mi riceve che la scelta che farò e che dirò fra poco è frutto soltanto della mia coscienza.
proprio perché, a differenza di quanto dicono qualcuno, anche quest'oggi, capi bastoni in questo consiglio comunale non ce n'è. Non ce n'è, e credo che ogni volta che si è presa una decisione sia stata frutto delle proprie idee. La storia si ripete, Dalghero, mi prenderò tutti i 6 minuti, penso. Nel 2002 Tonino Baldino perde un pezzo, che è il PD, che era il PDS, DS come si chiamava allora, e all'interno della maggioranza entra una forza responsabile che aveva a cuore la città, che era Forza Italia, ma Cotter e non so chi altri. Tant'è vero che ha potuto continuare a governare fino al novembre, mi pare, del 2002, per poi andare subito alle elezioni. Si ripete con Marco Tello, si ripete con Stefano Lubrano, ma questa non deve essere la città dei commissari. Questa deve essere la città della politica, dove la politica l'ha fatta a padrone. Perché qui si continua a dialogare, a fare beghe di Tinello, perché ancora, io in 3 anni sono passato sì all'opposizione, certo, sono passato all'opposizione perché mi sentivo isolato all'interno di una maggioranza, perché non mi sentivo ascoltato. Ma da subito, e lo può dire qualcuno, ho chiesto di poter lavorare per la formazione di un nuovo centro-sinistra, da subito. Si sono fatte anche riunioni a casa di qualcuno, forse del mio ex segretario di partito. Cosa che poi non è avvenuta. Ma il punto principe della politica d'Alghero deve essere il centro-sinistra, deve essere la formazione, bisogna tornare indietro per guardare avanti, perché questa non è la città dei commissari, questa è la città della politica, e la politica deve fare il bene dei cittadini. Signor Sindaco, e concludo, in 12 non si governa. Io in questo momento posso essere il 12esimo. Ma da domani bisogna lavorare perché il 12esimo diventi il 13esimo e il 14esimo, perché la politica da domani deve tornare a dialogare e fare politica, perché altrimenti non può andare in seconda commutazione, e io non ci sto a essere il 12esimo. Oggi l'aiuto a scollinare il consuntivo, da domani deve lavorare, da domani sì. Mi prendo, scusate, io mi prendo, come ho sempre fatto nella mia, nel mio lavoro. Non hai interrotto mai nessuno. Io non ho mai interrotto nessuno. Mi prendo ogni responsabilità di quello che dico. Per cortesia. Però per cortesia, no, consigliere Pannis è l'unico consigliere che non ha interrotto nessuno stasera, veramente, guarda, io interessa più questo, cerchiamo di rispettare le persone. No, per cortesia, no, anche l'assessore Cacciotto, per cortesia vale per tutti, cerchiamo di rispettare le persone che parlano. Chiunque, per favore. Andiamo avanti. Da domani la parola torna alla politica. In 12 non si governa. Dunque, il suo impegno, l'impegno anche dei consiglieri, ex maggioranza, come si vuole chiamare, degli 11 consiglieri che l'accompagnano, deve essere quello di formare un nuovo centro-sinistra d'Alghero, perché altrimenti non si può più andare avanti. E i 12, ripeto, non certamente sarò io a continuare a fare la domanda. Grazie. Grazie, credo che avete sentito dire che il consigliere può, giusto? Prego, consigliere può. Pensavo di fare un intervento diverso. Per un attimo avevo sentito l'intervento del consigliere Rasone, mi è venuto davanti un flash come sulle aiuole, sulle Ramblas, con la svetta finta che il consigliere Rasone aveva finito il suo posto, che diceva evidentemente le aiuole finte, Rasone ha finito il posto, che dice chiaramente sono finte come loro. E oggi ero pronto, adesso mi è venuto questo flash, io non sono mai permesso di fare affermazioni del genere, perché ho sempre pensato che la politica fosse rispetto, ma forse aveva ragione il consigliere Rasone, allora era attirato perché la sua esperienza politica
da soldatino non aveva mai avuto la possibilità di scrivere un'opinione, e siccome conosco e penso che quello che ha appena detto il consigliere Nasone sia vero, ho apprezzato il fatto che nel momento in cui non si sentiva parte integra di questa maggioranza ha deciso di fare un passo indietro. Non condivido le scelte, io non condivido le persone finte, a prescindere, ho una dignità, ho una dignità. Nel senso che si sarebbe potuto lavorare meglio, io l'ho sempre detto, ho cercato di far capire che per governare una città non ci vuole un capo, sono passati i tempi dei capi. Adesso ci vogliono i leader. I leader sanno unire, sanno confrontarsi, maggioranza, opposizione, un centro-sinistra. Io adesso devo essere sincero, parlano tutti della vecchia politica, io intanto quando cerco il video su YouTube dico grazie a Dio che faccio parte di questa, perché io sono sincero, diciamo le cose. Qui questo era un consiglio comunale molto giovane, e se il sindaco fosse stato il leader, un leader, avrebbe potuto far sì che tutti partecipassero, il Movimento 5 Stelle in primis, perché noi siamo stati, abbiamo avuto le critiche interne, perché su certi argomenti abbiamo appoggiato, non abbiamo mai voluto fare politica, mai, noi abbiamo lavorato per il bene della città. Ricordo quando abbiamo espresso in commissione il fatto che non eravamo d'accordo sulle zone rosse dei suoi pubblici, ricorderà sicuramente anche il Presidente che mi fermò quando il sindaco si permise di dirmi che non avevo studiato, cioè, capito? Cioè, il sindaco pensava forse in quel momento di avere a che fare con qualche suo consigliere che poteva dire consigliere per fare. Stai tenendo in considerazione, capito? Non va bene. E invece, capito, il sindaco diceva, facendo l'oppositore, che sta cercando di dargli una mano, perché era ovvio che era un fallimento, era ovvio, infatti, un giorno dopo delle zone sono state cancellate, era ovvio, però la mancanza di unità, la mancanza di confrontarsi, poi leggo, ma ancora più basito, quando leggo, mi fermo in strada, bussano nel finestrino, ma la domanda è, ma lei a quello che mi ha detto di continuare? L'ha salutato. Per cui la gente si avvetta che non saluta nessuno, non guarda in faccia a nessuno, non è un sindaco del popolo, è una persona che cammina a testa bassa e che non si sa quali siano. Io dico questo, un leader, noi abbiamo bisogno di un leader, e oggi chi porterà questo consultivo si prende la responsabilità di andare avanti con una persona che non è riuscita a fare gruppo, non è riuscita a motivare, non è riuscita a cercare di fare politica alla vecchia maniera, spartendo, perché questo del PT l'abbiamo già sentito, poi è rientrata l'UDC, adesso è rientrata il PT, è rientrata l'UDC, e non si governa così, non si può governare così. E allora io le lancio una sfida. Si dimetta, si presenti in campagna elettorale da solo, e se tutti questi che bussano nel suo finestrino, fatemi finire, se tutti questi che bussano nel suo finestrino e gli dicono di rimanere, la voteranno, sarà sindaco di nuovo e non dovrà spartire, non dovrà fare ammicamenti, abbia la dignità, mi faccio venire, io non sono stato zitto tu, le chiedo scusa. Allora non usi per dirmi, io non sbaglio niente, concludiamo. Stiamo parlando di riunire un centro-sinistra, ma quale centro-sinistra? Che facciamo un incontro, che si fa un incontro sul turismo, intervengono in tre persone dicono cose diverse. Uno non vuole alberghi a Maria Pia, l'hanno detto chiaramente, ci dica stasera se è d'accordo con quell'area del PD, con quella che vuole costruire, con quella che vuole fare servizi. Questo no, io ero in quell'incontro con la Picone e le dico che hanno detto chiaramente che bisognava partire sui servizi, l'ha detto signora Picone, l'ha detto l'assessore del PD. Non l'ho detto io ho ascoltato attentamente per capire se qualcuno di noi avrebbe dall'opposizione avrebbe votato sì, a che cosa andavamo incontro, perché dico la verità. Nanni Moretti, dopo qualche intervento di qualche componente del PD, avrebbe detto di qualcosa di sinistra, perché ha fatto un intervento di un'ora, di sinistra non ha detto nulla. Allora
diteci voi, questo centro-sinistra che oggi avete intenzione di riunire, su che cosa si baserà? Come andremo avanti il prossimo anno e un mezzo? Abbiamo 6 minuti, giusto? Sì, ma però se vuole esprimere la sua dichiarazione di voto. Ma io dico la verità, stavo pensando di votare sì, e poi ha pensato che ci pensa da sole. Infatti, io ho capito che avrebbe votato sì. Allora, ha chiesto di intervenire il consigliere Pirisi, prego. Maurizio. Grazie Presidente. Saluto tutti i consiglieri presenti in aula e pubblico, saluto anche per consiglieri regionali che ci hanno onorato oggi della loro presenza, probabilmente per certificare quell'atto che si è appena consumato. Non ci si prende, la politica fa anche queste cose, delle cose di cosa prende. Ora io non classifico questa situazione, però voglio dire che Forza Italia non è né muta e né sorda. Abbiamo deciso di non prendere parte alla discussione odierna perché volevamo veramente capire quali sono le dinamiche che intende portare avanti in questo Consiglio Comunale. Oggi si è parlato di tutto, credo, o effettivamente di bilancio consultivo. È stata una disputa al fioretto per capire quella che è la posizione della maggioranza da una parte e la posizione delle anime del PD dall'altra. Penso che l'ultimo intervento del consigliere Masone abbia sgombrato definitivamente il campo. Ci riserveremo l'intervento a proposito del bilancio, a proposito di quella che è stata l'amministrazione del comune di Alghero, a mio avviso certamente non positiva, nel 2006, parlando delle argomentazioni di bilancio che si è grato. Una cosa è certa, quello che si è iniziato oggi è stato un po' un teatrino tragicomico, insomma. Abbiamo visto e sentito di tutto e di più. E sinceramente questo non ha costituito uno stimolo partecipativo per Forza Italia. Resta però un fatto inconfutabile, segnalato da tanti. Insomma, questa amministrazione sembra quasi la porta di un grand hotel, quel porte girevole dove tutti entrano, escono, passano, si fermano un po', poi cambiano idea, quelli escono, poi magari si ripresentano. Il punto è un altro, come può un'amministrazione che vuole operare davvero per il territorio lavorare in queste condizioni? Ci vuole un coraggio inaudito, io non credo che sia assolutamente possibile. Di fatto, per stare in 3 minuti, Presidente, perché gli richiederò poi, questi 3 minuti, voto di Forza Italia è assolutamente contrario a questo bilancio. La ringrazio per la sua dichiarazione di voto. E abbiamo un'ultima dichiarazione di voto per consigliere Pomolo. Grazie Presidente, sarò breve. Intanto esprimo subito il voto positivo per la delibera in oggetto, che quindi riguarda l'approvazione del rendiconto per l'anno ovviamente precedente, e questo non può che essere così nel momento in cui la partecipazione di questa lista è stata attiva, propositiva dallo scorso anno, quindi tutte le azioni che sono contenute all'interno del rendiconto di questo documento hanno in qualche modo visto alla luce anche con gli sforzi e l'appoggio e gli apporti della mia parte politica, il che significa che oggi andiamo a certificare e a promuovere quello che è stato il cammino. Questo probabilmente basta, non basta. E ovviamente Alessandro Nasone prima ha fatto un intervento che probabilmente avrei voluto fare io, ovvero sia un intervento che sostanzialmente va a sottolineare quello che è lo schema e l'essenza della politica, cioè la prima cosa che mi è stata insegnata quando io ho fatto politica all'interno del partito è: la politica è fatta di numeri, chi ha i numeri vince, chi non ha i numeri perde.
Oggi andiamo a fotografare in aula una situazione che è sotto gli occhi di tutti, non ci nascondiamo, non abbiamo riserve, non possiamo neanche averle perché stiamo parlando alla città, ci stiamo confrontando all'interno del Consiglio Comunale e quindi è chiaro che dobbiamo, come dire, tirare le somme di tutto, non soltanto di questo rendiconto che è dell'anno passato e quindi positivo, ma anche di una situazione, come hanno sottolineato altri consiglieri comunali, che oggi esiste e con la quale dobbiamo fare i conti. Allora la questione qual è? Siccome i numeri sono ovviamente importanti, ma in politica non sono per forza tutto e non devono essere tutto, perché diversamente andiamo a toccare quelli che sono gli aspetti del tessuto sociale e dei bisogni delle persone. È vero, io sono stato uno dei fautori della caduta del sindaco dell'amministrazione precedente, presentandomi di fronte a un notaio insieme ad altri 12 consiglieri comunali e mandando a casa un'amministrazione che avevo contribuito a fare eleggere, ma che probabilmente non rispecchiava quelli che erano gli aspetti programmatici per i quali noi avevamo avuto l'intento, con i quali noi ci eravamo presentati alla città. Oggi questo discorso io credo che sia strumentale, totalmente diverso rispetto a qualche anno fa, perché io ho sposato quello che è il programma che reputo ancora di centrosinistra, con 10 schede che hanno messo d'accordo questa lista con tutte le altre che hanno partecipato alla creazione di questa coalizione e che ci hanno visto vincenti di fronte alla città per un programma, non per degli aspetti di consiglieri comunali che si candidano con la propria diversità, perché abbiamo scelto di condividere un percorso. Quindi io rimango da questa parte e nel momento in cui non si riescono a raggiungere determinati obiettivi, le forze politiche che stanno all'interno di questa coalizione devono combattere perché quegli obiettivi vengano raggiunti, e siccome esiste una coalizione, non esiste un ecopartito come può essere per esempio il Movimento 5 Stelle, è chiaro che bisogna fare i conti con gli equilibri che stanno all'interno di una coalizione, ma questo è l'ABC della politica, quindi a me non fa schifo, come qualcuno dice, questo ragionamento. Noi dobbiamo essere, dovremmo essere anzi abituati a discutere, io non sono in sinistra italiana, quindi io partecipo ad una lista civica, mi sono candidato a una lista civica e non ho una tessera di partito, quindi non sto parlando evidentemente a nome di un partito politico. Credo comunque che chi invece faccia parte di un partito politico, io per esempio non utilizzerei il termine laboratorio, perché il laboratorio dà, il senso di una sperimentazione che secondo me all'interno di un partito non può esistere, cioè il partito ha delle direttive che partono dal nazionale e arrivano fino al locale e quindi si gestisce in una maniera diversa rispetto a una bocciofila. Questo è quello che mi è sempre stato insegnato, quindi non mi piace utilizzare questo termine. Credo invece nei progetti e credo invece che noi oggi abbiamo la possibilità nel nostro interno, se siamo in grado di sviluppare una politica concreta e anche delle azioni amministrative che ci vedono impegnate in un'unica parte, tendere verso un'unica parte, forse riprovare a ricostituire un ragionamento. Ma questo ragionamento non può andare a tirarsi alle lunghe, perché alla città degli accordi politici che prende una parte politica o l'altra non gliene frega nulla. La città è interessata a capire se ci sono i soldi per la 162, se ci sono i soldi per la legge 20, se ci sono i soldi per mettere in piedi e costruire le case popolari per farci entrare le persone, se ci sono le risorse da mettere a bilancio per costruire, come ho detto prima, nuove case popolari, ma anche opportunità che servono per l'occupazione di questa città. Questi sono i temi che interessano la città, quindi dobbiamo, provvedere a fare politica, ma nel contempo non dimenticarci che comunque dobbiamo amministrare. Quindi se riusciamo a cogliere l'essenza di questo obiettivo e di questa partecipazione, ci siamo e ci dobbiamo essere e ci saremo. Diversamente, ritorniamo al discorso di prima, la politica è fatta di numeri e bisogna prendere atto quando comunque i numeri mancano e non ci sono più. La ringrazio consigliere, mi pare che mandi solo il consigliere Filisi per il pubblico. Do la parola, prego. Grazie Presidente. Io non sono intervenuto sul consultivo perché su questo importante strumento
già intervenuto il mio collega. Cioè il mio collega. Sì, no, però scusate, non è che io abbia la voce per le telecamere. Perdonate, non sono preso per nessuno. Proverò a alzare la voce. Però lei lo faccia per la registrazione. Io parto piano. Per i verbali, per i verbali del sessione comunale, non si preoccupi, signore. Perché su questo strumento è già intervenuto il mio collega di partito e ha, diciamo, detto tutto, nel senso che il consultivo 2016 è il lavoro fatto da questa amministrazione, dalla maggioranza, che adesso non è più maggioranza, nell'anno 2016, dove noi come Partito Democratico non abbiamo partecipato, dove all'interno del consultivo o delle iniziative finalizzate in quel consultivo noi abbiamo a suo tempo fatto delle proposte, ma proposte che non sono state naturalmente accettate, condivise in tutto il 2016. Quindi l'abbiamo ritenuto, e non abbiamo solo ritenuto noi come gruppo consigliare, ma l'intero partito, un qualcosa che non ci appartiene. Certo, se posso fare qualche flash sul consultivo, devo dire che ci sono alcune piccole positività, ma che comunque lo riteniamo insufficiente per questa città, non all'altezza di quello che questa città ha chiesto e continua a chiedere. Detto questo, io credo che la politica abbia bisogno di tempi. Quando il Partito Democratico, e torno un attimino indietro, 3 anni e mezzo fa, ha fatto una scelta ben precisa, l'ha fatta con la morte del cuore, sapendo che quella proposta che noi avevamo messo in campo, proprio per quella ragione dei numeri che ricordava il consigliere Moro, non avrebbe avuto quel successo, non ci avrebbe portato a vincere quelle elezioni. E abbiamo subito a suo tempo uno strappo spaventoso, crudele, che ci ha messo in difficoltà, che ci ha fatto comunque andare avanti e tenere la schiena dritta in quell'occasione. Ma quello strappo ha causato ad Alghero, signor sindaco e cari colleghi della maggioranza, dell'ex maggioranza, ha causato ad Alghero un terremoto, perché ha rotto ad Alghero quel centrosinistra che noi volevamo e che anche una buona fetta della città voleva. E questo è una vostra responsabilità, di tutti voi. Lei, signor sindaco, che ha creato una coalizione per vincere le elezioni, una coalizione che non era assolutamente omogenea, fatta per vincere ma non per amministrare. E dall'inizio si sono visti i problemi, dall'inizio si sono viste le crepe, dall'inizio si è vista che quella non era una coalizione di centro-sinistra, era un'altra cosa. Noi siamo andati avanti, abbiamo continuato il nostro percorso, stando nei banchi dell'opposizione. Da quei banchi abbiamo fatto un'opposizione sempre precisa, costruttiva, diversa dalle altre opposizioni, perché io non ho niente a che vedere, a che fare con l'opposizione fatta da Forza Italia o da 5 Stelle, pur magari in qualche circostanza votare insieme a loro per precisi punti che il Consiglio Comunale magari aveva portato in aula. Però abbiamo sempre fatto un'opposizione diversa, perché noi avevamo l'obiettivo, ce l'avevamo, ce l'abbiamo, di rimettere in piedi quello che voi
e il sindaco per vincere avete distrutto. Avete distrutto. O avete tentato di distruggere. Oggi siamo nelle condizioni che dicevamo 3 anni e mezzo fa. Un minuto, consigliere. E ne prenderò altri 2, se me li permette. Non la galoppi di certo. Quel principio ispiratore noi l'abbiamo sempre portato avanti. Sapevamo, e per 3 anni e mezzo nessuno ci ha seguito, nessuno di voi, il sindaco, ha portato avanti quel pensiero che il Partito Democratico aveva, quello del ricongiungimento, quello della ricreazione del centro-sinistra. Ma sapevamo che questa era l'unica strada, che prima o poi i problemi sarebbero venuti alla luce. E oggi i problemi sono qui. Oggi ci troviamo con una maggioranza che è partita da 16, che ritorna a 11, che provvisoriamente va a 12, ma che non può certamente pensare di portare avanti quelle cose che ha detto l'esito, sì. Per fare tutte quelle cose là c'è da fare tutto un lavoro che deve ripartire dalla ricostituzione di un quadro politico, altrimenti non riuscirà neanche a gestire l'ordinario, altrimenti veramente ci vorrebbe il commissario. Quindi io mi aspettavo da lei un qualcosa di più, mi aspettavo da lei, oltre alle parole di riflessione, che le apprezzo naturalmente, quello di rivedere con la sua ex maggioranza e da farsi, mi aspettavo e mi aspetto da lei, da domani, a stretto giro di posta, così si dice, le sue dimissioni, signor sindaco. Se lei vuole bene alla città, se lei crede veramente in quello che ha detto, nelle cose che vuole fare e nel centro-sinistra, lei deve partire da questo, signor sindaco, dalle dimissioni. Ecco perché non c'è bisogno che nessuno me lo scriva, non c'è bisogno che nessuno lo scriva, come non c'è bisogno che nessuno parli di coerenza. Qui la coerenza il Partito Democratico l'ha dimostrata da anni, dicendo sempre le stesse cose, quello che voleva fare. Altri invece la coerenza la prendono e la utilizzano a corrente alternata, sia in maggioranza sia in opposizione, ma questa è un'altra storia. Quindi, signor sindaco, il mio voto sarà di speranza nelle cose che lei ha detto e che io mi aspetto che lei faccia da domani. Quindi, siccome c'è questa ipotesi che all'interno del partito si è discusso, c'è una riflessione in atto, ma non solo del partito a livello locale, perché noi non siamo un circolo bocciofilo. E non siamo neanche arroccati dentro la città di Alghero. Chi pensa a questo non andrà da nessuna parte, verrà spazzato via come tutti gli altri. Noi siamo un partito che ragiona a tutti i livelli. Quindi, signor sindaco, io uscirò dall'aula nella speranza che lei faccia quelle cose che gli ho detto, sia da domani mattina stesso. E parta dalle dimissioni e poi prosegua nella ricostituzione insieme alle forze politiche coerenti al centro-sinistra, un nuovo quadro, un riassetto totale. Per favore. Faccia silenzio, non l'ho disturbata, non gli ho detto niente, non l'ho disturbata. Per cortesia, facciamolo concludere. Perché il momento non è semplice e noi siamo tutti responsabili qua dentro, ognuno nella sua posizione. Siamo anche coerenti, perché se la coerenza si chiede da una parte la si deve pretendere anche dall'altra, caro consigliere Paris. Quindi io uscirò dall'aula. Bene.
sindaco e mi aspetto, non sarà una sorpresa. Non è una sorpresa perché sono sempre stato coerente all'interno del partito. Però non è giusto, però non c'è problema, non c'è problema, conosco la coerenza del consigliere. Consigliere Camerata, consigliere Camerata, per cortesia. Conosco la coerenza di chi sta dietro, per cortesia. Quindi uscirò dall'aula, signor sindaco, portati a casa. Allora, ha chiesto di intervenire, consigliere Daga, immagino perché c'è una dichiarazione di voto diversa da quella del suo collega di partito, quindi alla parola consigliere Daga, prego. Ovviamente, grazie Presidente. Noto un po' di nervosismo da parte dei colleghi, consiglieri di Forza Italia. No, per cortesia però, io ho anche nei confronti di consigliere Daga prima del consigliere Pirisi, non è giusto, non è giusto, non è giusto, né il consigliere Pirisi, né Daga, né chi gli ha preceduto hanno bisogno di essere difesi da me, però non è corretto che si continui a parlare, sì, no, si sente bene, consigliere Daga, soprattutto alle spalle delle persone, lo si interrompa e lo si bersagli. Questo è un consiglio comunale libero, giustamente, ognuno dice quello che vuole e deve essere rispettato per questo. Sono ragazzi. No, no, sì, dai, è una questione di... Avete visto come sono in fibrillazione, come sono nervosi i colleghi consiglieri di Forza Italia? Ho detto io che non c'è bisogno di ripetere. Non l'avevo detto. Lo dico perché. Questo Partito Democratico che con fatica, come il collega consigliere Pirisi, abbiamo onorato e dal quale siamo stati onorati, è comunque una forza politica al centro dell'attenzione, non è un partito dove facciamo un fischio, qualcuno ci fa un fischio e decidiamo, decide per noi quello che dobbiamo fare. E parimenti non è un partito in cui a cuor leggero possiamo andare in aula e non rappresentare posizioni che in un partito grande, popolare di massa, riformista, democratico, che oggi governa il paese, della quale non possiamo tenere conto. Noi non possiamo tenere conto che all'interno del partito ci siano posizioni diverse, dentro però recinto, in una sorta di limite massimo raggiungibile. E oggi plasticamente verrà fuori la nostra posizione, che badate, non c'è nessuna sorpresa e mi meraviglia che esperti come voi, che fate ironia, stigmatizzano una posizione che, badate, per chi legge la politica è emersa dal comunicato spiccato dal segretario cittadino e dal segretario regionale, che in qualche maniera tengono aperta uno schema di lavoro che consente ai consiglieri comunali, interpretando diciamo la variegata fauna che alberga il nostro partito, due posizioni che sono in contrarietà rispetto a questo bilancio di prese di distanze, abbiamo utilizzato questa formula, che si possono tranquillamente esprimere con una fuoriuscita dall'aula, con un'astensione o con un voto contrario. I più esperti di me sanno benissimo che se io sono intervenuto dopo il mio capogruppo è evidente che devo esprimere una posizione diversa rispetto al mio capogruppo. Che badate bene, non è la posizione di un eroe solitario che solca le lande desolate per arrivare alla fine della battaglia. Ritengo di poter dire, ma è risaputo, che la mia posizione sia la posizione prevalente all'interno del Partito Democratico, a tutti i livelli. Questa è. Noi non bisticceremo. Guarda, questo non, è... non si può dire che non daremo la possibilità di queste arrivo a spiegare lo schema, certo, non mi vorrei trovare nei panni di Nasone, questo no. Ma per cortesia, fate con io e il collega Pirisi abbiamo messo in piedi, come dire, un dispositivo, ma noi non noi, il partito, la saggezza del nostro partito, della nostra segreteria, del nostro direttivo e degli organismi sovracomunali, abbiamo messo in piedi un dispositivo che ci consentiva di portare in aula due posizioni diverse, che non erano di voto favorevole ma che si distinguevano. Guardate, se qualcuno di voi ha un po' di memoria e fa un po' di storia degli ultimi 3 anni e mezzo, si renderà conto che noi abbiamo assunto posizioni di questo tipo in diversissime occasioni.
sui bilanci, per esempio, ci siamo astenuti insieme molte volte, non abbiamo votato mai, quasi mai contro, penso mai. Mai. Perché? Perché erano, come dire, dei voti tecnici. Oggi ci distingue la posizione, cioè il consigliere Pirisi dà un voto, come dire, sul bilancio, che è in linea con i voti precedenti. Io invece oggi volevo dare un voto politico, perché la situazione è drammatica, perché con il mio voto si consolida un gruppo dirigente che secondo me ragioni che sta provocando dei grandissimi, dei grossissimi problemi alla vita democratica di questa città, e quindi mi uso tutte le mie prerogative per votare contro, nella speranza che sia un segnale forte, come dire, inequivocabile, per cui si prenda atto. Il consigliere Pirisi chiede le dimissioni del sindaco, credo che il titolo del giornale domani, il capogruppo del PD chiede le dimissioni del sindaco, siano palesi. Lui che è un esperto politico, capisce bene, incisivo, quello che noi abbiamo detto, quello che noi abbiamo detto, non si è temperati, in politica per ottenere risultati bisogna avere pazienza, non si è temperati, si toglierà per cortesia, quindi abbiamo la conclusione del Presidente, quindi insomma nessuno si meravigli e mi avrebbe meravigliato il contrario, perché con questa posizione noi ci mettiamo ancora una volta al riparo rispetto alla vulgata, no? Che la politica è cialtrona, che ci sono i salti della quaglia, che poi ci sono gli accordicchi, che alla fine c'è qualcosa in cambio. Certo, se c'è qualcosa in cambio lo vedremo, ma non sarà in casa PD. Ripeto, perché anche il capogruppo ha chiesto le dimissioni del sindaco per aprire un'altra fase. Ora, l'interrogativo è, ma in quest'altra fase il Partito Democratico quindi da domani lavorerà per entrare in maggioranza, ci saranno incontri con Venticolo e le cose, guardate, è dall'indomani delle elezioni che doveva arrivare gli uni e mandarci a calci nel sedere via dal partito, facevano una carta. Cioè non sintetizziamola così, e chiedo anche agli appassionati, ai lavori, di non volersi così male, perché guardate che ogni volta che alzate l'asticella voi fate una brutta figura, perché poi tutte queste gigantesche macchinazioni che fate poi si traducono in nulla di fatto, tant'è che qualcuno ha dovuto già iniziare in altri partiti, qualcun altro ci sta pensando, probabilmente noi le politiche vedremo candidature eclatanti in altri partiti ancora, perché il tema della sopravvivenza è un tema legato alle carriere delle persone, non ad un disegno per la città. Io questo ve lo dico francamente, non c'è in tutta questa cosa, non c'è nessuno. Però se il partito, Presidente, se il partito nella sua saggezza, come abbiamo detto, e quindi nell'articolazione del proprio pensiero, in segreteria, in direttivo, negli incontri con i cagliaritani, con i pisani, con i romani, con chi che sia, deciderà dentro le logiche democratiche di far mutare opinione al gruppo dirigente, ovviamente io mi riserverò di fare le mie scelte, che non vuol dire che io non mi metta anche in pausa e stia dentro il solco e aspetti i prossimi 15 anni. Io ho un mestiere, un lavoro, la politica per me è una passione, un divertimento, quindi nessuno si mette in testa che io vado a fare altre candidature da altre parti. Io sono convinto che la posizione del Partito Democratico, che paricentrica, preoccupi Forza Italia, perché su questo Partito Democratico, sul lavoro che ha fatto, sulla nostra dignità, sulla nostra serietà, sulla sulla intelligibilità del nostro agire, si può investire, si può investire. Invito le forze politiche tutte a guardare con interesse al nostro progetto politico e al corpo dirigente che lo abita. Lo dico anche a voi, perché noi non chiudiamo, non sprechiamo porte da nessuna parte. Però deve cambiare il campo di gioco. Non si fa qua dentro, diceva bene consigliere Piras. Non è qua dentro che facciamo la politica, qua dentro si fa il mercanteggiamento. E quindi su questo posso garantire che noi non ci siamo. Grazie. Io la ringrazio, consigliere Daga, ringrazio anche insomma, per il contenuto ottenuto su di te. Sono preoccupato. Tutto sommato, non vorrei dire cose un po' pettate, però sono state anche abbastanza urbane. Bene, possiamo passare alla voto. Chiude con un bacio di Pirisi e Daga. No, un attimino, dobbiamo votare. Va bene, va
dobbiamo votare. Scusate, scusate, però stiamo procedendo al voto, quindi passiamo al voto. Abbiamo consigliere Birisi anche rispetto, scusate un attimo, consigliere Birisi rispetto alle dichiarazioni di voto che lei ha fatto, perché capisco che i passaggi magari ci si può distrarre. No, no, io non mi distraggo. Stiamo procedendo al voto. No, no, perché io invece ho ascoltato tutte le dichiarazioni con molta attenzione sincera, quindi mi ricordo. Quindi esce il consigliere Birisi, 23 favorevoli. Alzata di mano. Sempre in diretta, ideato e costruito per essere visto direttamente dallo smartphone, dove vengono visti oltre il 70% dei contenuti multimediali. Va in onda ogni volta in location differenti ad Alghero, dove sono coinvolti attività commerciali, istituzionali e luoghi di interesse pubblico. Costruito con una grafica accattivante, al pari dei TG online di maggior successo in Italia. Alghero TG Express. L'informazione quotidiana di Alghero Channel. La nostra frutta parla da sola. Farinelli Fresco Market. Il pane di tutti i giorni, cotto anche col forno a legna. Farinelli Fresco Market.